E siamo live su tutte le piattaforme. Facciamo stavolta. Rispondono. Rispondono, maledette. Ma sai, non è che possiamo. La tecnologia è molto intelligente, ma anche molto sciocca. Quindi bisogna sempre prendere un po' di distanze. Eccoci qua. Perfetto. Beh, ci siamo però. Ci siamo su tutte le piattaforme, sì. La squadra conferma. Perfetto. Oggi si parla di un argomento bellissimo: attirare i migliori dipendenti con la comunicazione online. Che già attirare i migliori dipendenti. già qualcuno mi ha detto, quando ne ho parlato a voce con un po' di clienti, già attirare i dipendenti non è facile. Migliori è proprio una sfida, cavoli. E che poi non abbiamo messo l'altra parte del titolo, che sennò era lungo, no? E trattienili in azienda. E trattieni, no, per sempre i migliori talenti in azienda. Il problema più grosso che ci sarà in Italia entro brevissimo, già adesso è bello grosso, ma sta crescendo, ed è una cosa che oramai colpisce tutti i settori, che poi potremmo tradurre con, aspetta, che ce l'ho la frase, ce l'ho, i giovani non hanno voglia di lavorare, no? Questa è la spiegazione del bar. Vabbè, poi parte, no, il gioco a chi la spara più grossa, no, perché non vogliono lavorare, no, perché hanno questo... Il reddito di cittadinanza, non vogliono lavorare, ce l'abbiamo tutte, ma guarda, chi ci sta seguendo, Enrico, sa già perfettamente tutte queste cose, forse ci crede anche. E invece la situazione in realtà è molto più bella di quello che sembra. Non perché ci siano chissà quanti dipendenti in fila dietro la tua azienda perché vogliono venire a lavorare, ma perché è talmente una giungla che se sai come fare, quindi se segui questo webinar, vinci, perché tanto tutti stanno facendo la cosa sbagliata, ma stasera vediamo perfettamente perché la maggior parte delle aziende sta facendo la cosa sbagliata, ma anche effettivamente quanto è facile far meglio, perché è abbastanza facile far meglio di cose completamente sbagliate, no? Soprattutto poi quando la concorrenza non fa quasi niente bene. Ma adesso ci arriviamo. Molto bene, avvisato tutti quanti che siamo online, sta connettendo un po' di gente. Buonasera a tutti. Perfetto, ok. Ci siamo e siamo online. Possiamo procedere con l'argomento di oggi, ragazzi. Attira migliori dipendenti con la comunicazione online, ovvero trasforma la ricerca di dipendenti da un male necessario, come lo vedono molte persone, ha un'opportunità di crescita inarrestabile grazie allo strumento più potente del nostro presente, la comunicazione online. Ci ha tenuto particolarmente a non sparare troppe cavolate, perché no, si dice, no, perché il futuro... No, il presente, ragazzi, nel presente, nel nostro presente, cosa funziona? La comunicazione online sui social. Ci dobbiamo girare attorno. Magari in futuro funzionerà il metaverso, in futuro funzionerà il blockchain, potremo metterci il visori e parlare con persone e far lavorare qualcuno dal Nepal per noi. Ok, in futuro, oggi, sì, nel nostro presente, questo funziona. Quindi, piedi per terra, cerchiamo di capire cosa funziona oggi per attirare migliori dipendenti nella tua azienda. Il menu è bello sostanzioso. Cosa vedremo? Primo punto, dipendenti. Due punti. Quanto è tragica la situazione in Italia. Già Umberto si era messo le mani nei capelli. Mi dice che sono troppo cupo, Umberto. Quanto è tragica, no? Tipo, è tragica o no? No, quanto è tragica? Però è tragica, e quindi... Ragazzi, la situazione è terrificante, lo sarà ancora di più, ho tutti i dati alla mano che ti mostrerò durante il webinar, bisogna semplicemente smettere di raccontarsi delle favole. Punto numero due, quanti dipendenti servono alla tua azienda, ma soprattutto quali? Perché come diceva qualcuno l'altro giorno, non è importante che strumento usi, ma come lo usi, no? È una questione di qualità e non di qualità, non di quantità, scusate, soprattutto per una piccola e media impresa. Numero 3, come attirare dipendenti nella tua azienda? Quindi come... È vero che è il titolo, no? Però è un po' più articolato l'argomento, no? Attirare dipendenti è il nucleo di questo incontro stasera, però ovviamente abbiamo bisogno di farti vedere anche l'ambiente, lo spazio che c'è attorno, perché altrimenti
non arriviamo a darti la soluzione, noi siamo qui per darti una soluzione. E poi c'è il quarto punto che ci ho tenuto particolarmente, che è come trattenere per sempre i migliori talenti, perché se tu attiri i dipendenti migliori nella tua azienda ma poi non te li sai tenere, il problema è grave, è tragico, com'è che si dice, Enrico? Usiamo la parola. Tragico, terrificante. No, cerchiamo anche di dare un'accezione economica a questa cosa di non riuscire a trattenere i dipendenti in azienda. Quindi nel quarto punto vedremo anche questa cosa. E come sempre, spazio per domande e risposte. Quindi hai qualche domanda, puoi scriverla in chat oppure puoi mandarla direttamente sui social. Abbiamo il nostro reparto tecnico pronto a prendere nota di tutto. Oppure compili il form anonimo su isartidelweb.it. Vai sulla pagina, scendi fino in fondo, troverai il form, lo compili. Abbiamo il reparto tecnico col mastino, ciao ragazzi, che ci stanno supportando da dietro e fanno funzionare tutta la baracca. Grazie ragazzi per il vostro lavoro sempre. Quindi veniamo a noi, per chi è questo webinar? Ci tengo sempre a fare questa precisazione perché poi uno sa se deve continuare a seguire oppure no. Per un imprenditore o un'imprenditrice che ha capito che attirare i migliori dipendenti è la chiave per una crescita aziendale sana e duratura. Sana e duratura. La crescita non è una vincita alla lotteria, la crescita di un'azienda non è l'atto eroico di un attimo, no? queste narrazioni che abbiamo della rivoluzione, faccio questa cosa e poi tutto andrà bene. No, è una crescita che deve essere duratura nel tempo e deve essere sana, perché un'azienda deve potersi sviluppare nel tempo, ha bisogno di clienti, ha bisogno di erogare prodotto servizi, ha bisogno di dipendenti che fanno il lavoro. E non tutti gli imprenditori hanno capito questa cosa. Scusami. Si traduce in come fai a crescere senza dipendenti. Cioè, come fai? Se stai pensando, uso l'intelligenza artificiale, lascia sto webinar, vattene. Vattene. Ma però, sai, stavo parlando oggi con un imprenditore che non è in Italia e lui diceva l'intelligenza artificiale sta per fare quello che le macchine hanno fatto la produzione, cioè entrerà nel mondo dei white collar, mi diceva, i colletti bianchi, cioè, ma non è che le macchine hanno veramente eliminato gli operai, servono sempre, macchinari e operai, cioè, però stiamo divagando, quindi la maggior parte di chi fa impresa vive nell'illusione che bastino dei mezzucci da quattro soldi per ottenere clienti, per esempio. Visto proprio l'altro giorno una sponsorizzata sui social, cerchiamo agenti immobiliari a Bologna. Dai una svolta alla tua carriera. Immagine di stock, ok, cos'è un'immagine di stock? Un'immagine che vai su un sito e la compri, quattro titoloni in croce. Io queste cose le ho fatte per delle aziende, funzionavano 6 anni fa. Funzionavano, sì, funzionava. Posso assicurare che funzionavano. Poco prima del COVID c'è stato un crollo totale, dopo il COVID spariti totalmente. O un'altra cosa che ho visto che fanno le persone: c'è questa azienda vicino al mio paese natale, è una tipografia di Nuova Feltrina, cerca un dipendente. Ho fatto un mese di passaparola, ma non ho trovato nulla. E ha fatto l'articolo. Questa persona ha chiamato il giornale per fare un articolo, stupito, che dopo un mese di passaparola non ha trovato dipendenti. Tra l'altro tu, Enrico, non lo sai, ma io quell'azienda ci sono entrato, la conosco, è bellissima. Cioè, se ci entri, viene una gran voglia di lavorare lì. Proprio come ambiente, proprio bello. Poi magari, cioè, non lo so, parlare col titolare di lavoro, ma il posto è stimolante. Ok. Però il passaparola non è bastato. Cioè, non serve per trovare clienti, figurati per trovare dipendenti. E poi a me mi sale il sangue alla testa perché mi rendo conto che la regione cerca di dare delle risposte, ma fa delle cose tipo il Bologna for Talent per cercare ingegneri che vadano a lavorare nelle aziende, cioè fa il Bologna for Talent. Adesso alla fine del webinar capirai perché sono così incacchiato, però è come se Umberto Vendamè, che è caduto rovinosamente, si è fratturato il braccio in 3 punti, e dico adesso ci penso io, ti sentirai meglio, e gli faccio una tisana. Una tisanina. Cioè, che Umberto ridere, probabilmente è poco da ridere. È terribile, no, che ci sia la regione, che dovrebbe essere tra l'altro un organo dello Stato molto vicino alle imprese, dovrebbe,
che magari dice sono vicino alle imprese, diamo una soluzione al problema delle imprese, solo che cercano di applicare la soluzione che hanno in mente loro, non quella reale, quella che hanno in mente loro è quella che dice Federico, andava bene 5-6 anni fa. Stanno facendo la stessa cosa che si faceva 6 anni fa, mettendoci la parola talent, perché così sembra televisivo e sembra più figo, pensando che alla gente gli puoi dire oh, guarda com'è figo lavorare. Il messaggio è terribile. Il messaggio è terribile perché non è minimamente contestualizzato su quelli che sono i bisogni delle persone che guardiamo poi stasera. Sì. Cioè è un'iniziativa fatta dalla regione che dovrebbe essere rivolta a dare un aiuto agli imprenditori, ma è basata sul niente. Sul niente. Ci passavano due video del sarto e già potevano farla diversamente. Vabbè, poi mi nervosisco anch'io, anche se mi metto a ridere. Il focus di Fa Impresa, ok, l'obiettivo di tutti gli imprenditori dovrebbe essere: uno, attirare clienti; due, aumentare il margine su ogni transazione; tre, differenziarsi dalla concorrenza. Quando ti concentri su queste tre cose, la tua azienda va come un cannone, cioè va a palla proprio, va che non si ferma più. Ma questo non lo puoi fare, cioè a questo punto ti bloccherai se non metti attenzione nel trasformare la tua azienda in una calamita attira talenti. Ok, io spero sempre di non sembrare troppo filosofico quando di queste cose, di non sembrare troppo. Ti assicuro che è un qualcosa di estremamente pratico, cioè più pratico di quanto tu possa pensare. Semplicemente non, le persone non sono abituate a farlo. E infatti c'è una crisi che si taglia col coltello e le aziende non stanno per niente bene. Sai, Enrico, ieri parlavo con una professionista che ha un progetto molto interessante, sta andando molto bene, vuole crescere e ha degli appuntamenti, un'agenda da riempire. Allora a un certo punto ho fatto questa domanda: ma quando hai finito di riempire l'agenda cosa fai? E si è bloccata, non sapeva cosa dire. Ho detto: ma prenderai dei dipendenti? Immediatamente la risposta è stata: dove li trovo? Non ha mai avuto dipendenti questa persona, ha bisogno a brevissimo, ma immediatamente dice: dove li trovo io i dipendenti? Perché oramai sta iniziando a diventare una conoscenza comune, non ci sono più le persone che vogliono lavorare, sembra questa la situazione, no? Ma guardiamoci. Non è vero, non è assolutamente vero, non è vero che non c'è più gente che vuole lavorare in Italia, semplicemente le regole sono cambiate, sono diverse e non vengono seguite, non vengono conosciute. Quindi ti mostriamo coi dati alla mano che le cose stanno in un determinato modo e capirai come devi comportarti con la tua azienda per andare contro quello che è un trend comune: non ci sono dipendenti. Comunque, piccola brevissima presentazione, io sono Enrico Cecchini, ho scritto un paio di libri, il primo è Vestiti bene e prendi web ammazzate, un bel manuale di sopravvivenza per la tua pagina social aziendale, il secondo Comunicazione su misura, un libro strategico per portare l'azienda al successo grazie al mondo digitale. E ho avuto fortemente con me Umberto nel webinar. Io sono Umberto Masiello, il modellista, ho scritto anch'io ma solo un libro. In realtà sto quasi finendo il secondo. Il primo libro è sulla scrittura persuasiva. Come utilizzare la scrittura persuasiva per aumentare il tuo fatturato. Si chiama Trasforma le tue parole in soldi. E in realtà ne uscirà fra un po' uno sulla vendita. Quindi ti consiglio di stare attento alle newsletter, perché quando arriva ci sarà un'offerta per i nostri iscritti alla newsletter. Era giusto per dire, Enrico, che non sono tanto indietro. Non lo diciamo che tu stai finendo il terzo, va bene? Uscirà prima. Ok, abbiamo fondato un'agenzia, i Sarti del Web. Siamo specializzati in strategie cucite su misura, perché le cose fatte un tot al chilo a per tutti non hanno nessun senso, non funzionano, almeno non più. Una volta funzionavano quando eri l'unico a farlo, non più. Operiamo in svariati campi come l'edilizia, come gli avvocati, dentisti, immobiliare, cibo, estetica. Sono una quarantina, mi sembra, come ho fatto l'ultima volta il conto. Sì, abbiamo superato nell'ultima settimana i 40. Già, vero. E se vuoi leggere qualcosa su quello che dicono i nostri clienti di noi, trovi le testimonianze su isartweb.it/testimonianze. Troverai quello che i nostri clienti dicono del nostro lavoro. Perché abbiamo organizzato questo webinar? Uno dice: siete una nuova web agency, perché parlate di questo argomento? Ma perché il prossimo che mi chiama web agency lo vado a prendere, Perché il nostro lavoro è accelerare la crescita delle aziende grazie alla comunicazione online. E sempre, quando risolviamo il problema dei clienti a un imprenditore o un'imprenditrice,
comprende che ne ha un altro. Uno nuovo, subito. Uno totalmente, che c'era anche prima, ma non se ne rendeva conto. Quando cominci a giocare veramente bene, quando cominci a fare veramente, seriamente impresa, ti rendi conto che il tuo vero problema è la ricerca dei dipendenti. C'è perché... una domanda di Gabriele. Che dice, Umberto, come l'hai conosciuto? Chiede a te. Allora, Gabriele, a parte che è interessante la storia perché ci siamo... conosciuti prendendoci a botte per finta, ma questa è una storia che racconteremo un'altra volta in un gioco. Ma la domanda giusta non è come hai conosciuto Umberto, è come hai conosciuto gli altri dipendenti dei Sarti. Guarda, è uno spoilerino, qualche annuncio l'abbiamo messo, sì, ma generalmente ci hanno scritto loro. I nostri dipendenti ci hanno scritto senza che noi avessimo aperto una candidatura, chiedendoci di lavorare con noi. Questo è uno spoiler per quello che vedrai dopo, Gabriele. Molto bene. Ora ti mostriamo le soluzioni che applichiamo sia per la nostra azienda, noi non abbiamo problemi di dipendenti, non ne abbiamo, cioè, e per i clienti quando capiscono di avere problemi dei dipendenti e quindi ci chiedono di agire anche, noi principalmente prendiamo clienti che desiderano nuovi clienti, nuovo fatturato, aumentare i soldi che entrano in cassa, e automaticamente dopo arriva questo problema dei dipendenti. Automatico, perché un imprenditore per imprendere deve delegare il lavoro pratico. Ah, per alcuni magari il dipendente è il commerciale o il commesso o l'amministrativo. L'ultima persona che ho seguito in consulenza, per esempio, aveva la necessità di un dipendente per gestire una parte della sua comunicazione online a livello interno, un community manager. Cioè, qualunque sia la tua azienda, se cresci, da una parte o dall'altra ci devi mettere qualcuno. Ci devi mettere qualcuno per forza. Quindi non c'è la possibilità di dire raggiungo io dei grandi risultati, ma da solo. No, cioè quando vedi quelle cose di Jeff Bezos che è partito nel garage, è vero, poi Jeff Bezos ha iniziato ad assumere gente, perché sennò da solo in garage non arrivava a fare Amazon. Ma non arrivava neanche a un'azienda che infatti fatturava un milione di dollari, cioè non puoi, è matematicamente impossibile senza dipendenti. Andiamo velocemente sul punto 1, perché il punto 1 ci darà una visione molto lucida della situazione attuale in Italia. Ok, capirai da che punto parte la tua azienda e quella della concorrenza, perché poi ricordiamoci che è sempre un gioco a muoversi meglio della concorrenza. Non serve che tu sia perfetto o perfetta con la tua impresa, serve che tu faccia qualcosa meglio della concorrenza. Perché tanto la concorrenza crea lo standard, e quindi se tu sei meglio della concorrenza, il cliente sceglie te. Meglio per quelli che sono i bisogni del tuo cliente, se proprio vogliamo dirla bene. Non meglio secondo le tue opinioni, ma secondo le opinioni del cliente. Situazione attuale. È arrivato il mismatch. A me non piacciono le parole in inglese, cerco sempre di usare parole in italiano. Purtroppo l'italiano non ha termini per alcune cose. Cioè, io lavoro in un campo in cui la maggior parte delle cose sono in inglese, perché non ci sono termini in italiano. Non ci sono le parole, semplicemente. Quindi è un problema. Mismatch cosa significa? È un sostantivo, vuol dire in economia, ok? Condizione di disequilibrio fra domanda e offerta, nello specifico nel mercato del lavoro. Siamo in un disequilibrio. Cos'è un disequilibrio? Facciamo una metafora in maniera che possa essere meglio comprensibile però per chiunque. Immagina un'enorme voragine. Da una parte ci sei tu e dall'altra parte c'è la forza lavoro. È in mezzo. Il vuoto totale. Ok, quindi se riesci a visualizzare questo burrone, immaginandolo che sta crescendo, no? Il Grand Canyon è partito che era semplicemente un fiume, nel corso di milioni di anni è diventato questo grande. Ok, no ragazzi, questo burrone si sta ingrandendo giorno dopo giorno. La velocità della luce. E chi ci perde, rendiamoci conto che non sono i potenziali dipendenti, ma sei tu con la tua azienda, tu nel tuo presente che entri in sofferenza e non riesci a trovare quelli che possono essere i migliori talenti per supportare la tua crescita. Okay? Che non è solo... Cioè, dobbiamo differenziare la cosa. Un conto è trovare dipendenti, un conto è trovare i migliori dipendenti. In realtà è molto più facile trovare i migliori dipendenti che trovarli a caso, perché tanto delle azioni devi farle per trovare dipendenti, devi impiegare del tempo, impiegare delle energie, impiegare delle risorse economiche. Quindi se quel tempo, quelle energie, quelle risorse le usi nel modo giusto, attiri i migliori. Ma il problema in generale è attirare anche dei dipendenti che non
Poi considerare i migliori sul mercato. Oggi aziende che hanno annunci fuori da settimane, da mesi, non hanno nemmeno i curriculum. Sarà che la gente non c'ha voglia di lavorare? Chissà. O la gente non ha mai avuto voglia di lavorare? Ho voluto sdrammatizzare un pochettino questo punto tirando fuori questa foto, è la foto di una stele, di una tavoletta, a 3250 anni, ok? Ed è motivi per non andare al lavoro che sono stati raccolti da questo scriba in Egitto 3250 anni fa. E cose tipo la mamma viene mummificata, oddio, a me non è mai successo che un dipendente mi dicesse mi devono mummificare la madre, quindi però penso che sia più o meno il funerale, no? Più o meno. Pieno di birra, ecco, potrei arrabbiarmi, però quello se funziona Enrico io mi prendo un giorno libero a breve. Pieno di birra, sicuro, guarda. Morso da uno scorpione, cioè ragazzi, in tutto il mondo è paese, oggi come ieri, come 3250 anni fa, ok. Battute a parte, andiamo subito sulla situazione attuale con i numeri. Ho anche già usato qualcuna di queste statistiche nel copy dell'evento. Ragazzi, non si trova il 47,9% delle figure professionali necessarie. Questa è la media nel mercato. Siamo alla metà. Tragedia. Cioè metà delle persone che cerchi non si trovano. Metà è tragedia. Questa è tragedia. Io non so in quale campo stai lavorando tu. Le statistiche, visto che questa è una media, cambiano secondo campo, da settore a settore. Per esempio, se guardi alla ricerca di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, si sale al 56,6%. Okay? Allora, vorrei vedere la statistica dei manutentori. Se me lo chiedevi la inserivo, cavolo. Ma me lo dimentico adesso, però sono sicuro che lì è ancora peggio. Se fai un po' di ricerca, trovi articoli ovunque, ragazzi. Aziende in crisi con le assunzioni, metà delle offerte non viene coperta. Cioè, io offro un lavoro e la gente non viene. Questo, per esempio, è una notizia del Bellunese, che è Belluno, un comune piccolissimo del Veneto. Non trovano 700 operai. Cioè, il bilancio annuo vuol dire che hanno perso 700 operai in un anno. 700 operai in un anno, esatto. Cioè, non c'è la crisi. Vabbè, questo ne parliamo un'altra volta, poi mi arrabbio. Andando avanti, il 69% circa di operai specializzati nelle costruzioni non si trova, siamo quasi a 70, 7 su 10 ragazzi, 75% fonditori, saldatori e montatori di carpenteria metallica. Come le costruisci le case? Come le fai le macchine se non hai il saldatore? Cioè, stiamo veramente rasentando un default, okay, economico. Senza parlare di cose come la ristorazione e l'accoglienza, ragazzi. Crisi totale. Infatti oggi Umberto mi ha mandato un articolo. Hotel, ristoranti e bar a lezione, impariamo ad attrarre talenti. Sono stamattina al bar, mentre facevo colazione al bar, sfoglio il giornale, ogni tanto mi faccio questo mi prendo questo momento per vedere cosa stanno cercando di fare i giornali per fare due spicci, no? Mi diverto perché vedo come gonfiano le cose, come per attirare un po' l'attenzione, e mi arriva sta pagina qui, guardavo proprio oggi, in realtà probabilmente c'è un articolo del genere ogni giorno, perché il problema è comune, però è forte questa cosa che con commercio crea un'iniziativa per imparare ad attrarre talenti, no? Cioè quanto è indietro la percezione dell'imprenditore medio rispetto alla realtà. Confcommercio, che sicuramente ha una percezione un po' più globale, parla di attrarre talenti. L'imprenditore medio dice, i giovani non hanno voglia di lavorare, non dice devo imparare a attrarre talenti, dice colpa dei dipendenti, non si carica la responsabilità. Chiariamo un fatto, prima di procedere Enrico, permettimi questa. Okay. Se stai pensando, se stai avendo problemi nella ricerca del personale, è colpa tua, punto. Cioè non è che ci sono, non c'è altri problemi, è colpa tua, ma non è perché sei brutto e cattivo, è perché non sai cosa c'è da fare, nessuno te l'ha insegnato. Secondo me non te lo insegna neanche Confcommercio come si deve. No, ma infatti io ero arrabbiato per un altro motivo, perché io questi corsi di Confcommercio li ho fatti, perché io sono nato in un albergo sulla riviera, quindi ero lì, no? Probabilmente una delle colpe è anche che vai a vedere Confcommercio, ma perché non lo sai che Confcommercio non ce li ha queste skill, non ce le ha.
e so perfettamente che sono delle, vabbè, non dico niente perché poi io mi me lo ricordo quello che mi hai raccontato della serata marketing per la ristorazione, Enrico, me lo ricordo ancora. Mamma mia, veramente sono indietro anni luce. Allora, vediamo un po' di motivazioni reali. Perché c'è questo mismatch? Adesso sappiamo cosa significa, quindi utilizziamo questo termine. Numero uno, la crisi demografica, ragazzi, è una cosa fisica, reale, ok? Denatalità, si fanno sempre meno figli, invecchiamento, la forza lavoro invecchia e se ne va in pensione, fa altro, magari è troppo pesante quel lavoro, cerca qualcosa di più leggero, ok? Questo ha un impatto diretto e terrificante sul mondo del lavoro. Per esempio questo articolo recentissimo del 27 ottobre, più morti che nascite, record in 20 anni, mai così male. Pesano Covid e crisi economica. Ovviamente in un paese in cui i giovani, le persone non hanno una chiara visione del futuro, ci pensano un attimo prima di fare uno, due o tre bambini, insomma, no? Ci tengo a precisare che io sono iscritto ad alcune non newsletter, rassegne stampa, e quindi è per questo che alcuni articoli sono così, sembra strano, perché la rassegna stampa mi arriva via mail e sono fondamentalmente scannerizzati in questo modo gli articoli. Lo stavo chiedendo anch'io, te l'avrei chiesto dopo. Sì, perché fondamentalmente quando la rassegna stampa che ti arriva dalle associazioni è fatta in questo modo. Nell'arco degli ultimi 10 anni, i giovani under 35 attivi sul mercato sono ridotti di oltre 500.000 di unità, ok? 505.000 in meno, meno 7,5%. Cioè, quindi se la gente, tu sei lì che cerchi lavoro, ma la gente se ne sta andando, non c'è più. Cosa trovi? Niente, non trovi nessuno. Non sta nascendo. La gente non sta nascendo. Però rendiamoci conto, questo vuol dire semplicemente che le aziende devono competere con le altre aziende per i dipendenti. Inizia a esserci molta più competizione, esattamente come quando sul mercato è arrivato internet e ti ha portato della concorrenza che sta a migliaia di chilometri e tu prima non te la filavi minimamente, tanto era lontana. Quindi da un momento all'altro, nel giro di pochi anni, internet è diventato un problema per chi non lo sa usare, perché è aumentata la concorrenza. La stessa cosa sta succedendo nel mercato dei dipendenti. C'è più concorrenza. In questo caso non è perché c'è più richiesta, c'è anche più richiesta, ma il dato principale è che non c'è la gente, non ci sono le persone. Ed essendo meno persone, ci vuole più concorrenza. Bisogna fare di più e meglio per attirarli a sé. Secondo motivo che ha generato questo mismatch, la grande fuga. Articolo Sole 24 Ore, tra il 2012 e il 2021 l'Italia ha perso ben 337.000 giovani, di cui 120.000 laureati. E che quando i numeri sono scritti così fai fatica a comprendere, ma voglio che tu capisca, è come una città che si svuota. Cioè, hai presente tutta Bologna? Non so, io sono a Bologna, ho presente quanta gente c'è. Ecco, è come se Bologna improvvisamente diventasse una città fantasma, sono scomparsi tutti. Questo è quanti giovani abbiamo perso perché sono andati via. In okay. 10 anni. Ed è anche questo un grosso problema. Ma se tu conti 300.000, quasi 400.000 persone in 10 anni, bisognerebbe fare un calcolo di quante sono al giorno per capire quanto è grave. E un'altra cosa che generalmente non comprendiamo perché non siamo abituati, questi giovani li abbiamo fatti nascere, curati, allevati, educati. Cioè noi abbiamo pagato le tasse per farli diventare adulti, capisci? Quindi abbiamo investito nel loro futuro. Molto spesso la scuola, la sanità sono organi in perdita perché lo Stato investe su questi organi in maniera da poter generare un futuro che dia qualcosa. E poi questi se ne vanno. È una perdita per il nostro Stato devastante. Ok, andiamo avanti che non finiamo più, Umberto. Terzo problema del mismatch, la differenza nella retribuzione. Ok. Che ci fai? Se ti dicono, guarda, se vai lì prendi tot, se stai qui leggo di robe da 2 euro e 20 l'ora, non sto scherzando, proposte di lavoro da 2 euro e 20 l'ora, con un governo, adesso la facciamo sta cosa, che è lì che cincischia su sta cosa da decenni, non è mai intervenuto realmente, dice abbassiamo le tasse ai... Cioè adesso io questa domanda la faccio a te, Enrico, no? Se tu potessi prendere le tasse che paghi di uno stipendio e dare ai dipendenti, non saresti felice? Mamma mia. Wow. No, cioè, quindi non è che
cioè l'imprenditore che vuole pagare meno dipendenti, l'imprenditore pagherebbe volentieri di più dipendenti se non gli chiedessero talmente tante tasse che ovviamente si trova a dare stipendi più bassi di quelli che vorrebbe. Se dall'altra parte c'è una situazione diversa dove gli stipendi sono più alti, è un valore, ma come vedremo non è il valore più importante, è quindi sei bloccato perché non puoi dare stipendi alti. Ci arriviamo, è la soluzione, c'è anche a questo. Quindi per concludere questo dato, all'estero mediamente un laureato guadagna il 41,8% in più, ok? Dopo anche solo un anno. Altro articolo del Sole 24 Ore. Sono numeri pesanti questi, cioè una persona si sente anche presa un po' in giro, no? Vado di là, mi danno tot, vado di qua, mi danno tot. Per cosa ho studiato a fare in tutta la mia vita? Quarto motivo del mismatch, totale assenza di valori e identità. Di nuovo, io voglio che questo webinar sia un webinar pratico, comprensibile, e questo è il punto più difficile da capire, ma più potente in assoluto, io te lo assicuro, te che stai ascoltando, devi veramente bloccare la tua testa su questo punto, perché se riesco a farti capire quanto è importante, quindi io da parte mia cercherò comunicativamente di essere il più comprensibile possibile, ma tu per cortesia apri le orecchie, perché veramente il successo della tua azienda dipende da quanto tu riesci a capire questa cosa. Assenza di valore e identità non è un qualcosa di intangibile. Oggi l'intangibile è più importante del tangibile, più importante del materiale. Allora, ti faccio una promessa, te che stai seguendo: se al termine di questo webinar questo punto lo hai compreso al 100%, io ti posso garantire che ti cambia completamente il modo di vedere le cose. Però è un punto controverso, perché devi metterti anche in discussione, devi proprio metterti in discussione, perché qui stiamo parlando di valori, e i valori, come nel commercio, perché nella vendita i valori sono importanti, anche nella acquisizione dipendenti sono un nucleo centrale di quello che devi fare. Qua ci scrivono il bonus del rientro cervelli. Guarda, è una presa per il culo devastante, perché tipo ti danno degli sgravi sulle tasse, tra l'altro il governo Meloni lo sta togliendo, ok, lo sta correggendo su alcuni aspetti, e ci sono veramente delle meccaniche dietro molto sciocche, nel senso si fa un danno e poi si ti mette fuori una pezza che sembra ancora peggio del danno. Tornando a noi ragazzi, dobbiamo comprendere che le cose sono cambiate enormemente nel corso di pochi anni, quindi è normale che chi fa impresa si senta un po' su di giù, nel senso, non è che noi queste cose le sappiamo perché siamo obbligati per il lavoro che facciamo a studiare cose tutti i giorni, perché il nostro lavoro cambia continuamente e quindi siamo tenuti per la nostra professione a essere al 100% al passo coi tempi, dobbiamo vedere le cose che sono successe oggi. Quindi queste informazioni che vi stiamo dando, come le cose sono cambiate nel corso di pochi anni, non sono parole buttate lì, sono dati reali che stiamo constatando tutti i giorni. È la dura realtà. Quando uno si dice la realtà, ti arriva nei denti. Tu puoi anche dire, continuare a pensare che siano i ragazzi che non hanno voglia di lavorare, che c'è il reddito di cittadinanza, non cambia niente, la realtà ti arriva nei denti. Ed è stata così veloce che non siamo preparati. Il mercato non era pronto a questa cosa. Quei pochi che fanno il passo giusto, però se la cavano alla grande. Attualmente quindi abbiamo sicuramente una situazione economica disagiata, ok? L'Italia è, non dico in recessione, non stiamo bene comunque, ma siamo anche di fronte a queste incomprensioni sui valori e su tutto ciò che ritiamo importante. Ad esempio, altro articolo sulle 24 ore, perché per i giovani il lavoro è diventato leggero e non più vitale? Cioè, è una domanda che ti lascia un po' spiazzata, no? Dice, in che senso? È leggero, non più vitale? Ma se non lavori, non vivi. Cioè, io ho 40 anni e sono stato educato con insegnamenti antecedenti alla mia, di parecchio alla mia generazione. Io ho un modello di pensiero molto simile agli imprenditori di 50-60 anni oggi. Infatti ieri mi hai detto, non mi fermo 12 giorni, 12 ore, figurati 2 settimane di ferie, no? Cercavo di convincere il sarto a prendersi delle ferie, è l'impresa della mia vita, ce la farò. Cioè, quindi
Quindi in questo momento la realtà sta cambiando, e come reagisce la vecchia guardia? No? Come reagisce? Si incazza di brutto. Questo è un post scritto su Instagram, me l'hai passato tu, Umberto, mi sembra di ricordare, vero? Mi sembra proprio di sì, sì. C'è questa persona ha scritto: chi sta cercando lavoro? Ho un'impresa di pulizie seria che cerca urgentemente qualcuno che abbia voglia di lavorare. Ormai è un lusso aver voglia di lavorare. Sappiate che il reddito di cittadinanza è quasi finito. Bisogna iniziare a mettere la sveglia al mattino. Guarda, mi viene una voglia di venire a lavorare da te, che guarda. Questa è una reazione rabbiosa da una persona che non sta capendo cosa sta succedendo. E quindi reagisce in maniera istintiva, in maniera irrazionale, cioè deride qualcuno che non capisce, ma questo sta portando ai 2,2 milioni di dimissioni volontarie del 2022 in Italia. Cioè crea una reazione opposta, cioè tutta rabbi dicendo le persone non capiscono, la realtà è che tu non capisci quello che sta succedendo e i tuoi dipendenti si licenziano. Allora io vi propongo di prendere la calcolatrice e fare 2,2 milioni diviso 365, contate quanta gente ogni giorno in Italia è andata dal proprio capo e gli ha detto: sai che c'è, vaffanculo. Ho visto un video, Enrico, di uno che ha soldato una banda, l'ha portata dentro l'azienda, ha consegnato la lettera di dimissione e ha iniziato a far suonare la banda. Cioè, la festa perché mi licenzio. Ragazzi, cioè, la festa perché mi licenzio. Se questa cosa l'avesse sentita mio padre, no? O mio nonno, cioè cose allucinanti, la festa perché ti licenzi, dovresti piangere se sei senza lavoro. Questa è la mentalità dell'imprenditore che ha formato. Chiamiamola vecchia guardia per adesso. La vecchia guardia che ha formato la sua mentalità in un periodo molto diverso da questo. Comunque sono 6.027 dimissioni al giorno. Cioè, buona, eh? Questa incomprensione fra vecchia guardia e il gruppo attuale di lavoratori aumenta questa voragine di cui ti stiamo parlando, questo mismatch, questa differenza fra quante offerte di lavoro ci sono e quante persone effettivamente rispondono positivamente. Ok, prima cosa da capire per risolvere questo problema e attirare e venire talenti nella tua azienda: ogni generazione ha i suoi valori e la sua percezione del mondo. Allora, Enrico, quando studiavo all'università psicologia, c'è stata proprio una lezione di sociologia in cui si parlava di questo, in cui si raccontava, cioè si evidenziava che per ogni generazione quella successiva ha perso i valori. Sempre. Sì. Per ogni generazione, quindi per i miei nonni, mio padre e mia madre hanno perso i valori. Per i miei genitori probabilmente li ho persi io, i miei figli, io un giorno li guarderò e dirò: la generazione dei miei figli ha perso i valori. Se questa cosa fosse vera, a partire dall'alba dei tempi adesso non avremmo più il concetto di valori, li avremmo terminati tutti, come quella popolazione che cancella le parole ogni volta che muore una persona, la parola che la identifica la toglie dal vocabolario, è una popolazione che ha pochissimi vocaboli utilizzabili, no? Cioè, se fosse vero che andando avanti i valori si perdono, il mondo non sarebbe in piedi, sarebbe crollato tutto. Semplicemente i valori cambiano e siccome non sono i tuoi, tu pensi che siano peggio. Questo proprio fa parte della natura umana: la pensi come me, bene; la pensi diversamente da me, uguale la pensi peggio di me. Sempre. Nessuno ti dice: oh, guarda, quella persona ha un'idea diversa dalla mia e lui ha ragione. No, ho ragione io. La realtà non è che sta perdendo i valori, è che i valori cambiano, generazione per generazione. E adesso io ve lo dico, stiamo per vedere una cosa che, se la segui con attenzione, ti apre gli occhi così, pam, così, ti cambia la percezione di quello che sta succedendo. Enrico, vai. Allora, le generazioni, cerchiamo di capire intanto cosa vogliono dire le generazioni, perché si sentono, ma la gente non sa cosa significa. Per esempio, baby boomer, chi sono? Chi ha più di 57 anni. Una volta una persona in sul gruppo dei sarti si è arrabbiata perché ho usato il termine boomer, cioè pensando che fosse un insulto. No, vuol dire che è qualcuno, se l'ho dovuto anche buttare fuori dal gruppo perché ha iniziato veramente a essere scurrile, l'ho sbattuto fuori, vattene via. Cioè, è un termine che definisce chi ha più di 57 anni, riga, ok? Quindi questa è una generazione con i suoi valori. Poi c'è la generazione X.
chi ha fra i 57 e i 43 anni. Un bel c'è dentro per un... non c'è dentro per un periodo. Manca esattamente un mese e due giorni, eh? Ho ancora tempo per stare in quell'altra. Poi c'è la generazione Y, in cui ci sono io, fra i 42 e i 28 anni. Ok? E questa è quella dei lavoratori oggi, quelli più... quelli cioè è lo zoccolo dei lavoratori oggi, siamo fra la X e la Y. Diciamo che nei boomer abbiamo gli imprenditori, la maggior parte. Dipendenti fra la X e la Y. Quelli che interessano a te, quelli che saranno i tuoi dipendenti futuri, sono la generazione Z. Dai 27 ai 28, scusami, ai 15, penso, su per giù. Hanno una velocità di cervello pazzesca a quell'età. Noi abbiamo dipendenti giovani. Il più vecchio in azienda sono io, che ho ancora 42 anni. Vabbè, ragazzi, poco sopra i 20 anni, che sono delle macchine da guerra in quello che fanno. Hanno un cervello velocissimo, sono cresciuti con... Delle possibilità che io, che ho quasi 43 anni, non avevo da ragazzo, non c'erano certi strumenti. Quindi quella è la generazione Z, è quella su cui puntare se vuoi assumere, è proprio la più quella che ti può rendere di più, ma devi capirne i valori, se no non verranno da te. Perché ognuno di questi quattro gruppi che abbiamo visto, ok, sono quattro gruppi, ha il suo modo di percepire la realtà, i sogni, le motivazioni, le cose che lo accendono, le cose che lo spengono. E la domanda che puoi farti è: chi ha ragione? Io. Okay. Io. Io. La realtà è che se tu fai questa domanda a chiunque, ti dirà io. Adesso tu stai seguendo questo webinar, io ti chiedo la cortesia di rispondere alla domanda chi ha ragione di non rispondere, perché non c'è una risposta. E la risposta, se c'è, non è tu. Cioè, questo è sicuro, come non è io, non è Enrico. La ragione ce l'hanno i dati. Per esempio, i dati dicono che i baby boomer, quindi vivono per lavorare. Okay? Io sono nato in una famiglia che viveva per lavorare e attualmente ho un modello di vita per vivo per lavorare. Okay? La vita lavorativa condiziona i comportamenti nella vita privata. Quindi il lavoro condiziona la vita privata. Poi c'è stata la crisi del 2008, chi se la ricorda? Io ho perso il lavoro nel 2008 per la crisi di quel periodo, avevo un lavoro, una carriera ed è crollato tutto per la crisi. Ringrazio perché grazie a questo siamo arrivati a fondare i salti, quindi grazie a crisi del 2008. E dopo quel periodo le due generazioni hanno sviluppato un pensiero totalmente differente, lavorano per vivere, è la vita privata che condiziona come mi comporto sul lavoro, che lavoro scelgo, cosa cerco dal lavoro, eccetera, eccetera. Cioè, un ribaltamento a specchio totale, completo, definitivo. Andiamo avanti. C'è una ricerca, e ho voluto prendere proprio una ricerca recentissima, tra il 2020 e il 2022 c'è stato un cambiamento nelle priorità dei candidati che cercavano lavoro. Cioè, io cerco lavoro, ok, che cosa mi interessa? Quali sono le mie priorità? E c'è stato un cambiamento su due anni, ragazzi, non su 20. Totale. Su due. Si sono ribaltati, se riguardiamo nello schemino, ancora non si vede cosa perché c'è la suspense, ma si sono ribaltati. È rimasto uguale il secondo posto. Il primo e il terzo posto si sono ribaltati. Adesso vi facciamo vedere cosa c'è dietro quei colori. Fa paura, fa paura, però è anche delle cose molto positive. Quindi, nel 2020 era al primo posto, oggi è al terzo posto, cioè quindi totalmente quasi sceso dal podio. I soldi. Allora, lo stipendio è questa cosa incredibile, no? Quando ci sono quei post che dicono i giovani non vogliono lavorare, sotto c'è sempre qualcuno che dice ma se li paghi vedrai che lavorano. E invece no, non è quello il primo motivo, non che non ci sia il terzo. Ma la cosa importante è che non è il primo, e due anni fa era il primo. Allora Enrico, ieri sera mio figlio Nicolò, che ha 10 anni, si parlava di lavoro, perché chiaramente in casa mia si parla spesso di lavoro, no? E mi ha detto, io da grande voglio fare un lavoro che mi piaccia molto. E ha aggiunto, non mi interessa diventare ricco, voglio vivere bene e fare un lavoro che mi piace. Cioè, ho 10 anni. 10. Questo è fra 8 anni, è maggiorenne, entra nel mondo del lavoro. Non avrà cambiato idea nel frattempo, anzi avrà consolidato quell'idea in cui vuole che la sua vita sia bella, anche se lavora.
avrà cercato dati, avrà cercato mezzi, avrà cercato strumenti che vanno ad aiutare a realizzare quello che desidera. Mi ha anche detto non voglio fare il tuo lavoro. E io gli ho detto ci mancherebbe, farai quel che ti pare. Neanche io voglio fare il tuo lavoro. Molto bene. Cosa è rimasto al secondo posto fra il 2020 e il 2022? Una professione con contenuti sfidanti per la crescita professionale. Voglio crescere, voglio che oggi essere meglio di ieri e sapere che domani sarò meglio ancora. Quando senti una persona che ti dice il mio sogno è il lavoro in comune dove tendo il cartellino e non ci penso più, non è vero. Semplicemente fa un lavoro dove non vede crescita e sta male, quindi dice almeno vado in un posto dove la crescita non me la posso neanche immaginare. Ma non è vero, non vuole davvero quella cosa. Le persone vogliono crescere, vogliono crescere. E quando tu ai tuoi dipendenti dai un buon motivo per crescere, loro sono fieri. Oggi uno dei nostri dipendenti, non faccio nomi, ma mi ha dato un messaggio e mi ha detto ti prometto che darò il massimo, già lo sto dando, ma farò ancora meglio. Io non gli avevo mica chiesto niente, ha fatto tutto da solo. Perché? Perché gli abbiamo messo in questi giorni di fronte a una sfida professionale, che per lui è una crescita. E quindi è gasatissimo. È gasatissimo. Cosa? Cosa oggi al primo posto? Nel 2020 era il terzo e oggi è il primo. Il bilanciamento fra vita professionale e vita familiare. Cioè, un qualcosa per cui la generazione da cui vengo io distruggeva la famiglia. Il lavoro ha distrutto centinaia di migliaia di famiglie. Ok, non si può dire, non si poteva dire oggi. C'è stato un periodo in cui divorziare era strano. No? Nei miei elementari c'era questo bambino che era mamma divorziata. No, il lavoro distrugge tranquillamente la famiglia. Nella classe di mio figlio piccolo il 30% dei bambini hanno i genitori divorziati. Ed è ancora una statistica bassa, perché in Italia si arriva al 70%. La nuova generazione sta chiedendo un mondo lavorativo che prenda in considerazione la vita privata. Ora, questo cerchiamo di dare delle soluzioni pratiche, tra cui a fine del webinar, perché ovviamente uno dice sì, e quindi che devo fare io? Ci arriviamo. Intanto devi sapere che al primo posto non c'è più lo stipendio. Questa cosa cambia tutto. Cambia tutto, verissimo. Quindi se anche non puoi pagare oro, forse te la puoi giocare nonostante tutto. Quindi abbiamo detto che ognuna di queste generazioni ha dei valori, sogni e motivazioni. Chi ha ragione? La domanda è sbagliata. Non è la domanda giusta. L'obiettivo non è avere ragione, è avere ottimi dipendenti. Cioè, non devi applicare il tuo modo di pensare sugli altri. Devi ottenere la miglior soluzione, la miglior situazione con gli strumenti che hai. Ok? Quindi, qual è la scorciatoia? Capire dove posizionare la tua campagna di acquisizione talenti là fuori. Affidate ai professionisti che già lo fanno. A posto, puoi anche già smettere di guardare il webinar. Vai su www.itslash tutor, richiedi la consulenza su misura gratuita senza impegno, ti contatta Nico, lascia il webinar qui, sono 21:48 e ti guardi una bella puntata di una serie TV su Netflix e fissi l'appuntamento. Se sei ancora curioso o curiosa, continua, perché ci sono delle chicche ancora interessanti che abbiamo visto solo il primo punto. Ma io ti consiglio comunque di dare un'occhiata a quel form, perché c'è anche un video che ti spiega come funziona la consulenza. Ma procediamo. Punto numero 2. Quanti dipendenti ti servono? Ma soprattutto, quali? E qua veniamo a un problema delle aziende. Crescita lineare contro crescita reale e quindi non lineare. Che cosa intendo con questo strano termine? Cos'è la crescita lineare? È quel concetto secondo cui accumulando sforzi in una data direzione ottengo un risultato sempre maggiore. Esempio, più mangio più grasso. Una cosa che mi preoccupa parecchio, perché io se non sto attento divento una botte, divento 7 Umberto nel giro di un mese se non sto attento. Già. Ok, e più mangio più ingrasso, è vero. Quindi ci sono degli ambiti in cui funziona. Però non è sempre così, prova a metterti a spingere tantissimo un palazzo e vedere se lo sposti.
Quindi, più lavoro, più guadagno? Sbagliato. E questo è un grosso problema degli imprenditori, perché hanno la crescita lineare nel cervello e non capiscono che in azienda non funziona. Perché? Perché c'è un limite a quante ore puoi lavorare, c'è un limite a quanto puoi essere lucido o lucida ogni giorno. Ok, se io zappo la terra e in un'ora zappo un metro, in 10 ore zappo 10 metri, in 100 ore zappo 100 metri, ma mi devo fermare, ho solo 24 ore al giorno, 8 devo dormire, 8 poi mi devo riposare, cioè capisci che non esiste la crescita lineare, c'è un tetto. Ok, anche un professionista, io sono un avvocato, faccio cause, sì, ma c'è un limite fisico a quante cause puoi partecipare, quante ricerche puoi fare. Ok, la crescita reale di un'azienda non è lineare, perché procede a salti e fossi. Ok, fai una cosa che ti abbatte, ma poi ti fa salire, un'altra che ti fa salire. Ok, prendo una decisione, le cose cambiano. Per esempio, questo è un esempio di crescita non lineare. Mi sono mosso in una direzione, ho capito che in quell'altra posso fatturare di più, e allora accelero. Te ne rendi conto in genere quando ti volti indietro, ti rendi conto che quella decisione ti ha fatto crescere, ti rendi conto sempre che inizialmente ti ha abbattuto per un piccolo periodo. Per esempio, assumere un fosso, ragazzi, perché il dipendente tu lo paghi, ma non sta performando abbastanza da farti guadagnare. Questo è un dato che credo non tutti gli imprenditori abbiano in mano, purtroppo. Ma sono proprio dei numeri specifici, statistiche, che ci aiutano a capire, perché se non l'hai osservato in un giusto modo, osservato in un giusto modo è una roba lunga, ci sono delle procedure per lavorare con i dipendenti, c'è tutta una serie di cose riguardo ai dipendenti che non sono solo numeri, facili, non sono facili da raccogliere, quindi è molto difficile che tu nella tua azienda abbia un calcolo matematico preciso di qual è il fosso di cui stiamo parlando. Però ci sono dei dati statistici interessanti che sono da visionare con attenzione, perché ci aiutano a capire cosa dobbiamo fare. Quindi assumere è inizialmente una perdita di soldi, sempre, automaticamente. Ok, non esiste che assumo una persona e subito pam, il fatturato mi va alle stelle, è sempre una perdita di soldi. In più, la maggior parte delle aziende proprio su questo settore fa un grosso errore, e qua ho messo una bella ragazza che tira un elastico mentre fa ginnastica. Io sto pensando a quando lei arriva. No, ci sono dei video molto divertenti di elastici, sì, che fincono in faccia fortissimo, ma che tirano giù anche la porta. Ok, perfetto. Questa ragazza tira e allo stesso modo gli imprenditori, prima di assumere, aspettano che sia troppo tardi. Ok, aspettano di essere già con l'acqua alla gola, di essere già affannati, di essere già in crisi. Non assumo finché non ho più tempo, e a quel punto poi non hai tempo per occuparti di questa persona che hai assunto, non hai tempo per formarla, non hai tempo per starle dietro, e quindi stai peggio di prima. Cioè, rendiamoci conto che... ma questa è una cosa normale, ragazzi. L'elastico emotivo è un qualcosa che ci accompagna tutta l'umanità da sempre. Non stiamo prendendo in giro nessuno. Cos'è l'elastico emotivo? È fondamentalmente quella resistenza che abbiamo al cambiamento. Assumere fa spaventa, ok? Assumere è terrificante. Beh, ti espone anche a dei rischi, perché se assumi la persona sbagliata puoi avere dei problemi. Comunque... abbiamo un cliente che lavora nel settore delle truffe, e la maggior parte delle truffe aziendali le fanno i dipendenti, no? Cioè, assumere un dipendente non è una roba che fai a cuore leggero, perché comunque vuol dire un impegno di un certo tipo, poi ci sono giustamente delle leggi che non ti permettono di licenziare chi ti pare quando ti pare. Non lo fai a cuore leggero, e quindi quando puoi cosa fa una persona non procrastina? Vabbè, aspetto un altro po', ancora si può, aspetto un altro po'. Quando è urgente lo fai, solo che poi non ti va a rendita subito il dipendente. Ricorda sempre che fare le cose quando sono urgenti, 9 su 10 è un casino. 9 su 10 hai pestato la proverbiale merda, ok? Perfetto. Mettiamo da parte questa cosa, perché tanto nessuno vuol pensarci. Magari quando ti sarai vicino a una situazione di stress ti renderai conto che forse stai andando a quella cosa che tu sarti il modellista, magari mi devo muovere. Ma andiamo avanti col secondo problema delle aziende. Le aziende generalmente perdono un dipendente proprio quando questo dipendente comincia a portargli soldi. Questo fenomeno si chiama turnover.
ok? Ricambio, come quanto possiamo chiamarlo. Tocca chiamarlo tu noi, perché in Italia ci vuole una frase di 12 parole per descriverlo, no? E qua vediamo una statistica di quella che diceva Umberto poco fa. C'è un semplicissimo grafico, tu assumi una persona in basso, è entrata, comincia a formare questa persona e mentre si forma, pian piano comincia a diventare profittevole, ok? Comincia a diventare un qualcuno che può darti più soldi di quanti te ne prende col suo stipendio, le tasse, il consenso del lavoro e tutto il resto, ok? Peccato che spesso quando proprio mentre sta per superare questa linea da meno a più, da risoluzione del fatturato ad aumento del fatturato, è proprio il momento in cui il dipendente se ne va, ti abbandona, si è rotto le palle e va a cercare qualcos'altro. Perché? Perché cercava una sfida, cercava un posto meno tossico, cercava un posto più rilassante, cioè tanti piccoli motivi che stiamo per vedere. Gli ho tirato fuori delle statistiche. Secondo uno studio della Society for Human Resource Management, ogni volta che un'impresa sostituisce un dipendente, spende in media da 6 a 9 mesi di stipendio in più all'anno. Bam! 6-9 mesi di stipendio bruciati perché hai sostituito qualcuno, perché la procedura di sostituire un dipendente risucchia la tua azienda delle risorse. Ovviamente questi sono dati statistici, qualcuno spende un po' di meno, qualcuno spende un po' di più, ma ragazzi è una perdita di soldi, ok? O anche se il lavoro per cui assume una persona è a vitale delle viti, eh? Cioè non è che questa cosa vale solo per lavori specializzati. Perché comunque anche quello che dici, vabbè, che cosa ci vuole? Deve evitare delle viti. E vabbè, deve prendere un ritmo, una conoscenza del lavoro. Una cosa che nel webinar non viene detta è che mediamente una persona prende quello che gli serve per essere realmente produttivo al 100% del lavoro in 2 anni. Queste ci vogliono 2 anni perché una persona sia totalmente allineata al lavoro dell'azienda. Non vuol dire 2 anni perché ti va da rendita, no? Però 2 anni perché sia autonoma, allineata e capace anche di darti stimoli di sviluppo. 2 anni. Ho trovato un'altra ricerca della Josh Bersin Deloitte, che stima che il costo della perdita di un dipendente può arrivare a 1,5-2 volte lo stipendio annuale. Poi se l'individuo è anziano, cioè ha un'anzianità nell'azienda, quindi una conoscenza, e per le posizioni più tecniche arrivi anche al 100-150% dello stipendio, nella fascia alta fino al 213% dello stipendio. Ma di cosa parliamo? Cioè soldi persi perché non riesci a trattenere, per questo è il quarto punto del webinar, è trattenere i migliori talenti, perché devi trattenerli questi dipendenti, non li devi lasciare andare via. Ok, che poi sostengono le cose brutte, in genere il caso più eclatante lo vedi dei parrucchieri, delle estetiste, no? Il parrucchiere estetista prende un dipendente, il dipendente impara il mestiere e poi se ne va portandosi via dei clienti e tu hai perso del fatturato e il collaboratore dall'oggi al domani, ok? Terrificante. Ogni azienda ha il suo caso. Problema delle imprese numero 3. La maggior parte delle persone è incapace. E vabbè, però sarto, madonna, come sei cattivo. No, diciamo le cose come cazzo devono essere dette, veramente senza francesismi. Cioè, tu gli dici vai qui, vai là, ok? Gli indichi l'altra parte della stanza e le persone inciampano nel tavolino che c'è in mezzo. Ma non si può, cioè, ti trovi delle scene che ti metti le mani nei capelli. C'è gente che non è in grado di lavare un filtrino della macchina del caffè. Oh, non sono i giovani, è così da sempre. Cioè, il mio nonno mi faceva la battuta, ti do 1.000 lire per il giornale, 1.000 lire per il caffè, torni a casa senza giornale, senza il caffè, perché non sapevo quale 1.000 lire era per il caffè e quale per il giornale, no? Cioè, che nonno simpatico. Il dipendente incapace c'è da sempre, non sono i giovani d'oggi che lo sono. È difficile trovare una persona che non abbia questa caratteristica, ma perché anche come dicevo prima, ci vuole un certo tempo, impegno a entrare nei meccanismi della tua azienda. Quindi è normale che sia incapace la persona che entra. Poi cosa vuol dire incapace? Vediamo poi i puntini su lei. È un aggettivo sostantivo maschile e femminile, perché qua c'è la par condicio, cioè c'è l'inclusività, incapaci uomini, incapaci donne. Privo delle capacità o delle attitudini necessarie allo svolgimento di un'attività specifica. Ad esempio, un impiegato incapace. Un esempio, no? È proprio sul dizionario. Guarda un po'.
capacità o attitudini. Le capacità le puoi imparare, eh? Mi raccomando, tu che ascolti il webinar, le capacità si imparano, ma se non hai l'attitudine, non ce n'è. Cioè, non è che non sei buono a imparare, non c'hai voglia. Ma ora, quello è il... Nuova slide, questa guardiamola velocemente, non ti voglio spaventare con un sacco di cose, però questo è un programma, il programma OxePISA, che analizza i livelli di alfabetizzazione, ma non le persone che sanno leggere o scrivere, no, le persone che sanno comprendere le cose. Livello 1, 2, 3 sono persone che non riescono a comprendere la realtà. Ok, punto 5, 6 sono persone che comprendono testi complicati, concetti complicati, possono metterli in confronto, possono fare. Io incontro tanti imprenditori che sono fra il 4, il 5 e il 6, cioè devi essere una mente sveglia per fare impresa, devi essere qualcuno che ci prende, ok, che mangia pane e volpe al mattino, come diceva una volta il mio venditore. Il problema, poi queste slide te le mando, ok, quindi le avrai, potrai leggere bene questa slide quanto vorrai. Il problema è che in Italia abbiamo il 46,3% di analfabeti funzionali che non riescono a comprendere la realtà, non riescono a cioè, perché siamo così pieni di incapaci là fuori? Perché la realtà è sempre, come ha detto Umberto, è sempre stato così, e là fuori è pieno di dipendenti incapaci. I dipendenti incapaci vengono nelle aziende brutte, vanno nelle aziende brutte. Come te lo devo dire sta cosa? Te la dico così: le aziende che non riescono a muoversi in maniera da essere attrattive per ottimi talenti ottengono i peggiori dipendenti, e un dipendente incapace non ti farà mai guadagnare, ti darà solo problemi. Quello bravo, quello che sa di essere bravo, va a cercarsi l'azienda migliore dove andare, non va a quella peggiore. Poi ci guardiamo bene a questa cosa, ma è un dato di fatto. Come mai se tu mi vieni a dire, ah, ma arrivano persone a fare, mi è successo, no? Persone a fare colloqui, sembrano proprio degli scappati di casa, non capisco cosa. In quel caso lì abbiamo cambiato l'annuncio, abbiamo cambiato il testo dell'annuncio e cambiato completamente l'esperienza che aveva questa persona. Diceva, cavolo, vengono molti meno, ma sono molto più allineati. Qual è il fatto? L'annuncio fatto bene fa pensare a chi lo legge, quella è una bella azienda. L'annuncio fatto male fa pensare a un'azienda qualunque. Quella, la persona, il lavoratore incapace, non ci va in quella buona perché sa di non essere capace. Quello bravo sa di essere bravo e va in quella buona. Sembra una banalità, però poi nella pratica le aziende, quando fanno annunci di lavoro, a questo ci pensano. Quando cercano dipendenti, a questo ci pensano. Perché se ci pensassero non ci sarebbe bisogno di questo webinar. E se stai pensando, voglio muovermi sulle puntine dei piedini per non far troppo rumore, considera che i migliori potenziali dipendenti, in genere, qualcosa la stanno già facendo. Stanno già lavorando. Stanno già lavorando i migliori dipendenti, ok? Quindi, se questi sono già impiegati da qualche parte, quanta gente libera ti rimane se abbiamo la metà della popolazione che non riesce ad avvitare una vite, non riesce a capire che il rosso è rosso, il blu è il blu e il quadrato va dentro il quadrato, ok? Cioè, quindi, se stai pensando di non rubare i clienti alle altre aziende... I dipendenti. Scusami, ma guarda, è uguale. È uguale, no, vabbè, però sai. Ha ragione il modellista, mi sono confuso, perché alla fine i dipendenti... Il meccanismo è lo stesso. I clienti dipendenti vanno presi alle altre aziende, ragazzi. Non ci sono più persone libere, che siano clienti, che siano dipendenti. Mettiti l'anima in pace, vuoi fare impresa, la tua deve essere una gara a chi è più attrattivo. Poi ho messo un problema. Vuoi dire qualcos'altro, Umberto? Ti ho interrotto? No, no. Ok. No, sto aspettando il punto dopo, come lo ricordo. Il quiet quitting. Non l'ho approfondito troppo perché diciamo che ho già messo tanta carne al fuoco. Questo sta a metà fra il mi licenzio e il ti creo problemi. Quelli che fanno quiet quitting sono quelli che lavorano il meno possibile. Quelli che appena scatta l'orario lasciano cadere la penna per terra. E che durante hanno sempre qualcosa che li tiene occupati, o una cosa da fare, o questa cosa da gestire. Cioè, l'obiettivo è arrivare a fine giornata. Non è produrre. Non è fare qualcosa, è far passare le ore. Facendo finta di lavorare, il più delle volte. E abbiamo statistiche in crescita di persone che accettano... Cioè, nei baby boomer, quindi la generazione precedente, le persone dicevano bisogna fare più di quello per cui siamo stati pagati.
oggi dicono perché dovrei farlo. Né più né meno. Però attenzione, questa cosa si genera perché i dipendenti migliori vogliono sentirsi parte di qualcosa. Se non si sentono parte di qualcosa, si spengono. E veniamo diretti al punto 3. Come attiriamo questi benedetti dipendenti nella tua azienda? Chiedi ai sarti che lo facciano per te. No, sto scherzando. È una buona strategia, eh? È una buona strategia, sicuramente. Però non basta quello che facciamo noi, abbiamo bisogno che tu faccia delle cose per poterti dare questo risultato, che dipendono molto dalla conoscenza che hai su quella che è la situazione attuale. E quindi anche, per esempio, su quello che ti stiamo dicendo stasera. E la parola d'ordine è magnetico. Magnetico. Devi diventare magnetico, magnetica. Devi attirare quello che desideri. E ancora non è filosofia, sono azioni precise fatte in un modo tale che chi non vuoi non viene, chi vuoi viene. Chiariamo, ci vuole la volontà, ma non basta. Quella cosa del se una cosa la desidero abbastanza succederà, no. Bisogna avere una certa volontà, poi però questa volontà deve essere collegata a delle azioni mirate e specifiche che possono portarti a realizzare quel desiderio. Ma prima di tutto devi avere la volontà, e prima di avere la volontà devi avere la comprensione. Perché devi essere magnetico? Renditi conto, credo, vuoi proprio specificarlo, la concorrenza è messa male quanto te. Ok, cioè tutta questa situazione è il marasma in cui sei immerso tu con la tua impresa, ma anche la concorrenza. Quindi tu risolvi questo problema anni luce avanti la concorrenza, cioè avrai molti meno problemi, starai molto meglio rispetto a quelli che ti fanno la guerra tutti. Beh, l'ultimo giorni. Dipendente che abbiamo preso l'abbiamo rubato a qualcun altro che lo voleva a 600 km da noi. Sei licenziato, ha chiesto posso va per voi? Sì, ok, perfetto, licenziato. Boom. Cioè, perché siamo magnetici per il cliente, il dipendente che vogliamo, ok? Quindi, domanda, cosa rende attrattiva un'azienda per i dipendenti? Diamo dei dati, diamo dei numeri su quello che è importante per la persona che deve venire a lavorare per te. Prego Umberto, che sapete, Umberto è la persona che gestisce i dipendenti dei sarti. Non li gestisco io, perché io sono una bestia schifosa e non devo parlare. Gestissi tu, non li avremmo. Per me io torcerai il collo a qualsiasi essere vivente, cioè, anche Umberto sta a 100 km per fortuna, altrimenti esatto. 110 ne fa l'esattezza, 110. Quindi io non devo parlare, ci parla Umberto, quindi lui ci racconta quali sono i motivi per cui un dipendente dovrebbe sceglierti invece che no. Allora, la cosa veramente interessante, dopo questi dati sono molto importanti, però la cosa veramente interessante di gestire il personale, poi io non l'ho fatto solo con i sarti, l'ho fatto già in altre occasioni, sia come titolare che come non titolare, è che quando tu hai di fronte una persona che sta cercando lavoro, tu hai in mente delle aspettative che ha l'altro, che in realtà sono le tue, quelle che avresti tu se andassi a cercare lavoro. Se ascolti la persona che hai di fronte invece e gli chiedi che cosa vuole fare nella sua vita, ti cambia completamente la percezione. Scopri che le persone hanno dei bisogni che vogliono coprire, che sono molto diversi da quelli che ti aspetti. Le persone in media, i ragazzi giovani, non ti chiedono veramente l'orario di lavoro o la retribuzione, certo che lo vogliono sapere, ma loro vogliono sapere quanto staranno bene con te, quanto si sentiranno felici di fare il lavoro che fanno. So che la parola felicità e la parola lavoro nella stessa frase fa storcere il naso a un sacco di gente, però la realtà è così. Le persone vogliono sapere quanto lavorare con te mi darà una condizione di vita in cui io potrò essere felice. Quindi, per esempio, quindi troviamo la crescita, troviamo la flessibilità, troviamo lo smart working, troviamo quindi dov'è la sede. Io vi posso garantire che anche nella ricerca di personale in quadri manageriali, da retribuzioni da RAL da 80 a 100 mila euro l'anno, le persone dicono ok, ma quanto è distante da casa mia l'azienda? Quanto è distante in chilometri? E se una è 10 e l'altra è 15, fa la differenza. E non conta quanto gli danno in più da una parte o dall'altra, conta la qualità della mia vita. Un mio ex socio, quando avevo una società anni fa, diceva: io lavoro per avere tempo libero.
adesso è un discorso molto ampio, ma se lo stringiamo a lavoro per potermi godere il tempo libero, vuol dire che devo averlo, devo potermi però anche organizzare per potermelo godere. Oggi i ragazzi vogliono più questo che la clausola sul contratto che ti chiedono una determinata cosa o un'altra. Poi è chiaro che escono sui giornali le notizie del viene assunta in prova, scopre di essere incinta, la assumono per farle avere la maternità. Ma perché viene fuori sul giornale? Perché non c'è ancora la concezione che il datore di lavoro non dà uno stipendio in cambio di ore di lavoro. Questa è la cosa più banale. Il datore di lavoro dà un'opportunità al proprio dipendente di migliorare la propria vita. E i ragazzi vengono da te e ti dicono: se io lavoro qui migliora la mia vita o no? Migliora la mia vita o no? Sei capace di rispondergli a questa domanda? Io mi immagino quello che risponde: migliora la vita, devi timbrare il cartellino, abitare delle vite, arriva sera, torni a casa e poi ti lamenti che non venga a lavorare da te. Ma se tu concepisci il lavoro come uno stacco, come un momento in cui uno mette in pausa la vita, lavora e poi riprende play, come magari era così una volta, non funziona. Le persone vogliono sapere: starò meglio di adesso? È esattamente come i clienti che dicono: se io compro da te migliorerà la mia vita? È la stessa identica cosa. C'è anche, mi sa che l'hai messa nella slide dopo. Cosa? L'attivare i clienti vale esattamente allo stesso, c'è lo stesso discorso dietro, l'attivare i dipendenti, attivare i clienti, attivare i dipendenti. Le persone vogliono sapere perché io dovrei scegliere te invece che un altro per comprare, perché dovrei scegliere te invece che un altro per lavorare. E se tu stai pensando alla retribuzione e il prezzo, abbiamo già visto i dati, non è così. Esattamente come nella vendita, la persona non sta cercando la cosa che costa meno, sta cercando il prodotto o servizio che gli migliorerà di più la vita. Quando cercano lavoro le persone stanno cercando l'azienda che gli migliorerà di più la vita. La cosa bella, questa è la bella notizia, che tu dentro la tua azienda sicura hai già delle qualità meravigliose. E cioè, non tutte, impossibile, non tutte. Cioè, beh dai, però se sta seguendo questo webinar, secondo me sì. Non so, c'ho questa percezione che se uno segue le nostre puntate, i nostri webinar, allora è una gran persona, no? Però effettivamente non vuol dire. È una mia percezione. Ma se tu nella tua azienda hai delle qualità fantastiche, meravigliose, e non le stai dicendo nel modo giusto, le tieni nascoste. Allo stesso modo in cui non raccogli clienti, non raccogli neanche dipendenti. Stessa identica cosa. Devi trovare le tue qualità che possono attirare il dipendente che stai cercando, tirarle fuori e attirarli come un magnete. Cioè, perché la gente ti sta guardando, la gente si sta guardando intorno, dice: come posso migliorare la mia cacchio di vita? Quindi eccoti un percorso molto semplice in tre passi. Passo 1, trova la qualità su cui puntare. Che cosa rende attrattiva la tua azienda? Non deve essere per forza qualcosa di gigantesco, non sei una multinazionale. Ok, leviamoci queste fantasie. Hai qualcosa in cui sei scarsa, qualcosa in cui cazzo spingi forte. E picchia dove spingi forte. Picchia lì, cerca quello, trova quello. I tuoi dipendenti perché sono felici di lavorare per te? Trova questa qualità. Passo numero due, esprimila, ok? In un modo che le persone possano comprenderla. Intanto non devi più tenerla nascosta nell'azienda, devi tirarla fuori. Devi fare in modo che lo capiscano. Che sia un video, che sia un testo, che sia un'immagine, e farlo più volte, perché non basta semplicemente dire l'ho messo il curriculum fuori, ho messo un cartello sulla vetrina, cercasi personale. Presentare CV. Sta funzionando? No, secondo me no, ecco, mettiamola no. Così. Ok, quindi basta fare cose che non funzionano, renditi conto che devi fare azioni diverse per avere cose migliori. Fondamentalmente, quindi trovi la qualità, la esprimi in maniera che la persona che stai cercando riesca a comprendere, e poi cominci a distinguerti online con la comunicazione. Ma non è che voglio tirare acqua al mio mulino, esatto, c'è la web agency e quindi dice devi fare comunicazione online. No raga, la prima cosa che fa una persona quando vede un'offerta di lavoro cos'è? Guarda chi sei, controlla i tuoi social. Lo fa il cliente, lo fa il dipendente. Abbiamo un dato che
è incredibile, no? C'è un'azienda qualunque, un'aziendina, la Coca-Cola SPA, che, mettiamo le mani avanti, è un'azienda che ha più esperienza, più possibilità e più dati di noi. Non dico che non faccia errori, ma raccoglie più dati di noi. Viene fuori una cosa che è incredibile. Anche Coca-Cola ha un problema a trovare dipendenti buoni e ha scoperto, dati alla mano, che trova dipendenti migliori e più facilmente in proporzione a quante stories su Instagram e Facebook fanno i dipendenti attuali taggando l'azienda. Cioè, questo dato dovrebbe aprirti completamente gli occhi. Coca-Cola, che è un brand, dai, chi è che non lo conosce, no? È ovunque. Beh, i social della Coca-Cola determinano la qualità e quantità di dipendenti che trova. Se è per la Coca-Cola, lo è anche per te. Ma tranquillo, non sei esente. Anzi, dovremmo stupirci che è anche per la Coca-Cola, ma anche la Coca-Cola ha bisogno di questo. Quindi se una persona decide di venire a lavorare da te, pensa di venire a lavorare da te, vede un tuo annuncio e ti cerca sui social, intanto ti trova? E poi dove e cosa trova? L'ultimo post è del 18 aprile 2021? Non ti chiamerà mai. Se ti chiamerà sarà perché pensa, oh, lì non si fa un cazzo. Ho analizzato un'azienda l'altro giorno, l'ultimo video che avevano su YouTube era di 14 anni fa. Cioè, esisteva YouTube 14 anni fa? Risposta sì. Risposta sì. Infatti no, pionieri, già hanno messo un video, poi però hanno smesso. E adesso ricominceranno. Ricominceranno. Quindi, come devi muoverti? Dove posizionarti? Che campagna realizzare per attirare i migliori talenti sulla piazza? Affidati a quei professionisti fantastici che sono i sarti del web. Guarda un po', ce ne sono due qua. Tutto il resto dietro che sta facendo funzionare la baracca, perché è così che funziona oggi. Devi delegare a chi sa fare quelli... tutti, eh? Cioè, alcuni stasera non stanno lavorando, diciamo, non è che abbiamo bisogno di tutti per gestire la diretta, però poi non è che sono così ricco che posso pagare tutti questi straordinari tutti quanti, insomma, no? Andiamo avanti. Devi pagare me, quindi non puoi diventare ricco. Punto 4. Come licenzio Umberto? No, dicevo, come trattenere per sempre i migliori talenti? Ho voluto io questo punto, perché se tu impari a far arrivare le persone da te, bene, se tu capisci che le persone vengono da te e per un tot di tempo sono un buco economico, è necessario, non basta. Perché se tu attiri le persone migliori e poi non te le tieni, ti crei un danno maggiore, perché più è valida la persona che hai in azienda, più è grave il danno quando se ne va. E non è una scienza da poco quella di trattenere i dipendenti, i talenti in azienda, anche perché le generazioni che abbiamo guardato, i giovani d'oggi, non hanno minimamente quella concezione del trovo il lavoro e mi ci faccio la pensione. Mediamente una persona ti dirà, no vabbè, ma io sono qua di passaggio. È normale nel loro modo di vivere, no? È tutto molto più veloce, è tutto più effimero anche. Quindi è tuo compito trattenere i dipendenti in azienda. Non puoi trovarti in quella situazione in cui se ne vai e dici, che stronzo che è stato ad andarsene. No, cosa hai fatto tu perché non se ne andasse? È fondamentale. Ci abbiamo messo anche lo psicologo qui, no? Questo dato l'ho voluto mettere io. I ragazzi della generazione Z stanno confessando allo psicologo, ok, chi ci va, che non hanno una loro idea di futuro e neanche voglio costruirsela. E rendiamoci conto che stiamo dando a queste persone un mondo in guerra, un mondo devastato, un mondo che non ha quella luce, quella generosità che aveva per chi oggi ha 57 anni in su, i baby boomer, o anche solo la generazione dopo, ok? C'erano molte più possibilità, si respirava un'aria molto più serena, più luminosa, ok? E non è più così. E non è che i ragazzi oggi a 25 anni non fanno più il mutuo della casa perché la banca non glielo dà, ok? Quello è un dato su cui potremmo parlare ore.
Ma c'è un fatto, i giovani di 25 anni non vanno a chiedere il mutuo per la casa perché non gliene frega un cazzo di comprarsi una casa, perché dicono oggi sto qui, domani vedremo. Domani vedremo. E non è perché non vogliono costruire solo il futuro, perché la realtà attuale non gli dà una visione positiva del futuro, gli dà una visione incerta. E allora è più comodo stare nel presente. Ma il futuro glielo devi dare tu. Se tu riesci a dare al tuo dipendente la sensazione di futuro, non se ne va. È un po' filosofico detto così. Però è così, se ovunque le persone percepiscono l'effimero e tu gli dai una cosa solida, dove vuoi che si attacchino per sorreggersi? Fammi dire questa cosa. Tu non so quanti anni hai che stai seguendo il webinar, ma magari la sera ti guardi il film, no? Allora io quando avevo 15 anni con mio papà e la mia mamma, la sera dopo cena si guardava il film, oppure ci guardavamo la videocassetta, no? Di Aldo, Giovanni e Giacomo, tra l'altro. Oggi c'è stato tutto il momento di Netflix, serie TV e Netflix, ancora bello, bello, solido. Ma sta succedendo una cosa, che non so se te ne sei accorto, ma sta succedendo. I giovani, la sera, invece di stare 2 ore a guardarsi un film, stanno 2 ore a sfogliare reel da 30 secondi, un minuto. 2 ore a guardare reel che gli arrivano casualmente, che non è casuale, da un algoritmo. Perché? Perché è tutto più effimero, incerto, per cui cerco un'emozione veloce, rapida, poco impegnativa. Un film sono 2 ore da guardare, no? È molto più difficile dargli la giusta attenzione. Tu hai un'azienda, hai dei dipendenti, è tuo compito dare al dipendente i motivi validi e la struttura per rimanere ancorato a te e sentire che tu per lui sei una certezza. L'ultima cosa, la penna rossa, Sara, nostra collaboratrice, una delle nostre responsabili, ha pubblicato un libro con una casa editrice da poco, che non è un libro sul nostro mestiere, è un libro molto interessante, tra l'altro ovviamente io l'ho comprato subito, e mi ha fatto la dedica, l'autografo con la dedica, non posso leggerla perché è una cosa privata, però posso dirla questa cosa. Sara mi dice, se non fosse stato per i sarti non avrei scritto questo libro. Non so se riesco a passarti questa cosa. Se non fosse stato per l'azienda per cui lavoro, non avrei avuto la forza emotiva di impegnarmi nello scrivere un libro. Cioè, cosa ha trovato Sara nei sarti? Quella cosa sicura a cui ancorarsi, che gli dà l'energia per fare una cosa, che un libro è un progetto a lungo termine. Non è una roba che fa in 2 ore. Non so se sono riuscito a passare a questa cosa, però adesso andiamo un po' più nel pratico. Guardiamo delle soluzioni da applicare velocemente nella tua azienda per mantenere le persone che in questo momento stanno lavorando per te e non vuoi che se ne vadano, e per le prossime che assumerai che non vorrai mandare via. Soluzione numero 1: devi rivedere la struttura salariale e dei benefit che hai in azienda. Per trattenere e attirare i talenti migliori devi essere competitivo rispetto alla concorrenza. E qua facciamo un esempio, mi ha chiamato oggi il modellista. Tecnogym ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie da 20 milioni di euro. Cioè, Tecnogym è un'azienda romagnola, andiamo orgogliosissimi. Vendono in tutto, la finestra, li vedo praticamente. Vendono in tutto il mondo e hanno cominciato a comprare le loro azioni. Perché l'hanno fatto? Sia per stabilizzare il loro titolo in borsa, sia per avere delle stock option, cioè delle fondamentalmente una moneta che possono dare come benefit a chi si comporta meglio in azienda, chi produce di più, chi raggiunge certi obiettivi. E loro sono avantissimi in questa cosa. Hanno aperto qualche anno fa una nuova sede, hanno chiuso quella vecchia, hanno aperto una nuova sede che se passi in autostrada sulla A14 zona Cesena la vedi, è enorme, bellissima, è un capolavoro fuori e dentro. All'inaugurazione c'erano Schwarzenegger e Clinton. È napolitano, vabbè, che per dire, no, roba grossa. Beh, dentro la Tecnogym c'è la palestra migliore al mondo, dove che è quella dove testano i nuovi prodotti. La gente appassionata di palestra farebbe di tutto per andare in quella palestra lì, ma non si può. Ci puoi andare solo se sei dipendente. E io conosco persone che venivano in palestra con me quando andavo in palestra che sono andate a cercare lavoro alla Tecnogym per poter andare nella loro palestra. Questo è il concetto di benefit.
Benefit non è solo un prodotto, una cifra che dai in un qualche modo disponibile al tuo dipendente. Il benefit è il concetto di io che vantaggio a lavorare con questa azienda. Nel caso della Technogym è, per esempio, la palestra migliore al mondo gratis. Riesci a dare un benefit al tuo dipendente che abbia un valore per lui? Avrà voglia di andarsene? Non si tratta solo di aumentare la paga, no? Ma si tratta di valutare in maniera globale l'offerta che fai al tuo dipendente. Certo, il welfare aziendale, i premi legati ai risultati sono fondamentali, ma tutto questo deve essere fatto dove? Su quelle che sono le esigenze del tuo dipendente, non le tue idee. Non le tue idee. Te la dico proprio con un esempio molto sciocco. Uno dei benefit che si possono dare in alcuni casi col welfare è, per esempio, pagare lo sport dei figli, no? Se tu non ragioni col punto di vista del tuo dipendente, ma ragioni col tuo, magari a te piace il calcio e dici: bene, pago la scuola di calcio ai figli di tutti i miei dipendenti. Ma se il tuo dipendente non ha figli o il suo figlio non gli piace il calcio, tu l'hai preso in giro, no? Adesso questa è molto semplificata come concetto, però quali sono le cose che fanno sentire il tuo cliente, il tuo dipendente in un posto sicuro? Ti do il segreto per scoprirlo. È proprio un segreto, chiediglielo. Cioè, tipo, fai degli incontri periodici con i tuoi dipendenti e chiedili cosa vorrebbero, perché se no te lo devi immaginare tu e tu non ti immagini quello che hanno in mente loro. Ti immagini perché il tuo. Perché sei una persona diversa. Sei tu. E in più, se tu sei un imprenditore e il tuo dipendente è un dipendente, ricordati che sono due razze diverse. Non è chi è meglio e chi è peggio, non è una questione di valori. L'imprenditore è tenuto, è obbligato ad avere una modalità di ragionamento diversa da un dipendente, se no è meglio che non faccia l'imprenditore. Questo me l'ha insegnato Enrico. Effettivamente io, quando avevo l'azienda prima di questa, non l'ho fatto l'imprenditore. Quindi non mi sono accorto di quello che stava succedendo con le persone che avevo pagato per farmi trovare i clienti. Vabbè, andiamo avanti, che se no raccontiamo traumi. Soluzione numero due. Devi investire in formazione e crescita. Ok, devi dare ai tuoi dipendenti una traiettoria di crescita chiara. Ci rendiamo conto che in tutte le statistiche che abbiamo visto prima, la crescita, la formazione, l'essere oggi qualcosa in più di ieri è un valore che stava sempre in alto, sempre, sempre in pole position, no? E quindi significa che qualcosa che le persone cercano, a cui danno valore, che io mi rendo conto che tanti imprenditori dicono: io apro la sarcinesca, faccio il mio lavoro, quello è sempre, ma non è più stabile il mondo è dinamico oggi, è fluido, si muove in continuazione, escono fuori cose nuove che rendono obsolete quelle vecchie, quindi bisogna essere tanto bravi a imparare qualcosa di nuovo quanto a dimenticare quello che ci trattiene indietro perché è vecchio. Ed è meglio che non facciamo il conto di quante ore al mese paga Enrico per la formazione dei dipendenti. È meglio che non facciamo il conto, perché sennò lui chiude e va via. Allora, però clicco, clicco sul termine streaming, buona serata a tutti. È un investimento mensile sostanzioso. I nostri ragazzi, per farti un esempio, hanno un piano di studi, noi diamo la formazione, un piano di studi con gli argomenti, con un calcolo di ore settimanali di studio e un incontro mensile in cui vengono esposti agli altri gli argomenti studiati, viene tutto registrato, poi viene fatto un report a me, io poi faccio il report a Enrico. C'è tutta una struttura per la formazione e la crescita, perché non ti basta dire: dai, facciamo il corso di formazione. No, devi creare un percorso e il tuo dipendente deve pensare che questa cosa non finirà domani, ci sarà anche dopodomani. Continueranno a darmi formazione e crescita. E soprattutto, quando tu formi il dipendente, il collaboratore diventa più competente. Cioè, diventa una persona che sa fare meglio le cose. Perché c'è un modo per fare meglio le cose. Spunta fuori, se non adesso, domani, se non domani, fra un mese. Ma se tu non fai formazione, non lo puoi sapere. In più, il dipendente vede concretamente qualcosa che tu stai facendo per lui o per lei. Più delle chiacchiere fanno le azioni, ok? Assolutamente. Soluzione numero 3: crea un ambiente lavorativo positivo. Un dipendente felice è un dipendente produttivo. Io mi è tornato in mente la matrigna di una mia ex ragazza, che faceva la commessa in Riviera.
Sì, sì, so di cui stai parlando. Ah, perfetto. E ti ricordi che la mettevano in competizione con le colleghe? Già. L'ambiente lavorativo era fatto apposta per metterla in competizione, per farla incazzare e litigare con le altre, perché si pensava che fosse una maniera più produttiva. No. Decisamente no. Decisamente no. No. Io ho vietato alla squadra l'utilizzo di due parole. Vietato. No, tre se mettiamo top, che non sopporto quando mi dicono top, ma quello non c'entra niente. Le due parole vietate sono problema, non voglio dire c'è un problema, io voglio sentirmi dire c'è una cosa da risolvere, c'è una questione da sistemare. Due, colpa. Quando succede qualcosa, cioè capita, c'è una roba che non è andata come si doveva, ragazzi è successo questo, e c'è sempre qualcuno che alza la mano e dice colpa mia. E io dico no, fermati, perché se noi guardiamo la colpa, siamo a posto, abbiamo visto chi è che ha colpa. Yeah! No, noi dobbiamo guardare la soluzione, non mi interessa chi ha colpa, mi interessa cosa c'è da fare per risolverlo. Punto. Devi procedurizzare il miglioramento, ok? L'errore è nato da una procedura errata. Perfetto, qual è la procedura che può far non più succedere questa cosa, ma far succedere la cosa giusta? La mettiamo a protocollo. D'ora in poi si fa sempre così. Punto. Esatto. Questo, allora, questo è il punto su cui io picchio di più dentro l'azienda, per esempio. Per me è una cosa fondamentale, i miei ragazzi dico sempre, il mio desiderio è che tu sia felicissimo di lavorare e che al termine delle 8 ore di lavoro sei schiantato dalla fatica. Cioè, nel senso che non è che sei felice perché non fai niente. Sei felice perché hai fatto una cosa che ti piace, hai avuto gli strumenti per farla bene, una squadra con cui condividerlo, una procedura chiara, con degli obiettivi chiari, delle modalità chiare, che ti permetta di sentirti valido, oltre che di passare le tue ore. Ho fatto il dipendente, Enrico no, io ho fatto il dipendente in tante situazioni, è una cosa molto difficile da trovare, anzi, generalmente gli ambienti di lavoro sono tossici, sono dei posti da cui ti vuoi andare via. Io ho smesso di frequentare un sacco di gente che tutti i giorni quando gli chiedi come stai al lavoro, tu non hai idea, è il mio capo, è la mia collega, e quando io dico perché non te ne vai, no? Allora poi vengono in mente altre cose, ma molti se ne vanno. Se nella tua azienda l'ambiente è tossico ed è demotivante, non ti aspettare né che arrivino quelli buoni né che rimangano quelli buoni. Ed è compito tuo creare degli ambienti. Adesso se tu segui un po' i sarti, periodicamente vedi che abbiamo portato i ragazzi a mangiare, li abbiamo portati a Gardaland, li abbiamo fatti i regali, vedi una piccola parte di quello che facciamo, però c'è una grande attenzione a quelle che sono, quello che è il clima lavorativo. Deve essere altissima questa attenzione. C'è un nostro amico, Enrico, non faccio il nome per il webinar, che studia scienze politiche e poi va a fare il tirocinio in banca. Non so, il tirocinio o un'esperienza lavorativa, non ricordo. E mi diceva, è un postaccio, tutti i musoni, la banca, tutti i musoni. Al mio compleanno, fa lui, ho portato una bottiglia di spumante e dei dolcetti, è stata una giornata bellissima anche lavorativamente, dopo siamo stati tutti bene. È bastato un prosecco e due dolcetti a cambiare l'ambiente di lavoro. Pensa quanto può essere facile. Allora, quali sono per esempio le azioni che hai messo in campo quando entra una nuova persona? Qual è l'onboarding, si chiama, perché non c'è in Italia, in italiano, la parola giusta. Quali sono le cose che devono succedere quando entra una persona nuova, per esempio? O quali sono i modi per far sì che una persona che non si trova allineata alla tua azienda, perché lo scopri dopo un po', vada via senza che questa cosa sia un problema né per chi va via né per chi rimane? Io posso garantire che a noi coi sarti delle persone hanno mollato l'azienda ed erano le persone che dovevano mollare, non abbiamo mai mandato via noi. Sono stati loro che hanno detto effettivamente non sposo i valori dell'azienda, è meglio che me ne vado. Questo non lo puoi fare se l'ambiente è tossico, perché solo sfida. Se invece è collaborazione, quello che non è dentro il tuo pensiero va via da solo. Ma qua è un discorso che si apre molto ampio. Ma se non punti a migliorare la parte emotiva del lavoro, cioè puoi dare tutti gli stipendi che vuoi, basta che arriva uno e dà un euro in più e il tuo dipendente se ne va, un euro in più. Queste sono situazioni che vediamo tutti i giorni per i nostri clienti e che risolviamo anche nella nostra impresa, tutte conoscenze che possiamo dare anche a te, anche alla tua impresa, anche al tuo team, a quello che è la tua azienda in crescita. Basta andare su sarti.it/tutor
e prenotare una consulenza gratuita con i nostri esperti, che darà le informazioni necessarie che ti servono per andare lì dove vuoi, dove desideri arrivare. Vedi, è molto bello, perché arrivano aziende che ci dicono: ho questa attività, ho l'agenda piena per un mese e mezzo, come posso far meglio? Non avere più clienti, come posso far meglio? Un'altra azienda che arriva e dice: ho un e-commerce che funziona bene, ho tot negozi che funzionano bene, come faccio ad avere di più? Io mi aspetto, dopo questo webinar, uno che dica: sto cercando dipendenti, sono anni che faccio acquisire dipendenti, questi se ne vanno, ho finalmente arrivato il momento di creare un sistema per acquisire i dipendenti e mantenerli in azienda. Perché non è che con la comunicazione online, quello che ti dicono le web agency è: fai marketing online, acquisisci clienti. Non c'è solo quello. Non c'è solo quello, c'è monetizza i clienti, c'è acquisisci dipendenti, c'è mantieni i dipendenti come mantieni i clienti, c'è un, aumenta il tuo fatturato e anche aumenta il tuo margine a ogni transazione, aumenta lo scontrino medio. Usciamo da quel concetto che l'online serve a fare clienti nuovi. L'online oggi serve a fare un'azienda ricca, rigogliosa, in tutti i suoi aspetti. Per esempio, è lo strumento base per alzare i prezzi. E adesso tu potresti dire: stiamo parlando di dipendenti, tu mi dici di alzare i prezzi. Sì, cambia tutto. Cambia tutto, lo vediamo al prossimo slide. Perché nel momento in cui tu alzi i prezzi del tuo prodotto o servizio, qualunque prezzo tu abbia adesso, aumenti la tua cassa, aumenti i margini per investire, non ti mangi i guadagni. E attenzione, per attrarre i migliori dipendenti e mantenerli, esattamente come i clienti, devi investire. Non ti basta solo fare le cose bene, devi anche spendere dei soldi, investire dei soldi perché arrivino le persone giuste. Punto. Mi dispiace, non c'è niente di gratis. Punto. Niente. L'applicazione del metodo comunicazione su misura è il metodo comunicazione su misura è stato proprio creato per questo. Non ti parliamo di aumenti clienti. A noi interessa aumenti il fatturato, aumenti i margini, no? Aumenti l'utile. E già la concorrenza per dipendenti o per i clienti è uguale. Perché come diceva Enrico prima, i dipendenti migliori stanno già lavorando da qualcun altro. È come se qualunque lavoro tu faccia, fai il parrucchiere, cosa vuoi? Richiamare solo persone che per la prima volta vanno dal parrucchiere? O hai clienti che stanno già andando da qualcun altro e preferiranno te? Non puoi fare impresa senza andare in guerra con la tua concorrenza. Non si può. È per questo che il metodo comunicazione su misura non è stato ideato semplicemente per acquisire clienti, ma è molto più ampio il raggio di lavoro, grazie al fatto che comunque la comunicazione online ce lo permette. È uno strumento che ti permette di fare tutto questo: aumentare i prezzi, aumentare i margini, investire nel modo giusto, attrarre clienti e dipendenti. Molto bene. E siamo arrivati al punto delle domande e risposte. Chiedo allo staff di... Per me stasera non ce ne fanno le domande, è difficile. Dici che è un argomento un po' troppo strano. Tocca mettersi molto in discussione, Enrico. È molto difficile mettersi in discussione. Sto aspettando, aspetta. Ah, ok. Sì. No, ci sono. Ci sono. Cioè, ok, slide in caricamento. Tu intanto fai un balletto, intrattieni il pubblico mentre sto caricando le slide. Vabbè, semplicemente posso dire che non c'è niente di strano nel essere in difficoltà quando si tratta di mettersi in discussione di fronte a qualcuno. Lo capisco, incontro imprenditori continuamente, in più io e Enrico abbiamo l'attitudine per telefonarci l'un l'altro e romperci il cazzo a testa per metterci sempre in discussione su tutto quello che facciamo, quindi è una sfida quotidiana. Quello che posso dirti è di non preoccuparti. Non mi è mai capitato, mai una volta, di sentire la presentazione di un problema di un potenziale cliente, di un cliente, di un imprenditore in consulenza, non mi è mai capitato di non rispondere: guarda, non preoccuparti, è una cosa comune. Cioè, ti posso garantire che il tuo problema specifico che hai bisogno di risolvere è un problema che accomuna tantissime aziende. La differenza è che pochi stanno facendo il necessario per risolverlo, e quelli che lo fanno per primi hanno un vantaggio competitivo notevole. Notevole. Enrico lo dice continuamente: avessimo aperto 10 anni fa, e io rispondo: grazie
sarebbe stata un'azienda diversa. Non avevamo questo livello. Ok, perfetto, caricate le slide. Prima domanda. Mario, Mario ci scrive: ciao Sarto, io produco abbigliamento. Grazie Mario, Sanno tutti che sono io quello che paga, Alberto. Basta lì, dai su. Io produco abbigliamento e il problema è che ho il turnover. Perfetto. Mi dai un consiglio? Come faccio a non far andare via le persone dalla fabbrica? Pago sempre in orario e li tratto bene. Grazie se risponderai. Intanto Mario, bravo, perché paghi sempre e in orario e tratti bene. Non è una cosa assolutamente scontata. Dovrebbe essere il minimo, no? Cioè, però effettivamente non lo è. Lo standard lo fa la concorrenza, è effettivamente pagare in orario e trattare bene i dipendenti è un ottimo strumento, ma non basta. Rispondo io, rispondi tu, Enrico? Vai, vai, ti ho lanciato. Allora, Mario, innanzitutto chiaramente i dati che ho sono pochi. Il tuo problema del turnover, guarda caso, è un problema condiviso da tantissime aziende, no? Come dicevo prima. Sai cos'è che mi preoccupa? Allora, la tua domanda in realtà mi preoccupa. Più che darti una risposta, ti devo dire quali sono i punti che mi preoccupano. Il primo è: mi dai un consiglio? Cioè, la percezione che ho leggendo la domanda, non voglio dire che sia la realtà, è che tu aspetti che ci sia una cosa, fai quella e sistemi tutto. In realtà le cose da fare sono diverse, no? E l'altro punto che mi colpisce è: li tratto bene. Li tratto bene, Enrico, non so se tu hai avuto la stessa sensazione, tipo non li tratto male. No? Cioè, nella concezione, chiamiamola così, antica del lavoro, tu al dipendente puoi fare quello che vuoi, tanto paghi lo stipendio. È tuo, no? Quindi un po', non so, Mario, la sensazione è che secondo me non li tratti così bene. Ecco, mettiamola così, però non lo posso sapere. La sensazione che ho è questa. Togliendo questa sensazione, volendo risponderti con un consiglio, è: ascoltali. Crea degli spazi dove qualcuno, magari non tu, se sei tu l'imprenditore di riferimento, il capo di riferimento, qualcuno che lo faccia per mestiere, abbia le competenze, ascolta i tuoi dipendenti per capire quali sono i motivi reali per cui vanno via e non quelli percepiti da te, perché molto probabilmente sono molto diversi. Cioè, se dovessi dare un consiglio che sia uno solo, è: guarda la tua azienda coi loro occhi, non coi tuoi. Sì. Perché probabilmente loro vedono qualcosa che tu non vedi o tu vedi qualcosa che loro non vedono, quindi devi sforzarti a fargli vedere quello che vedi tu e capire cosa loro vedono e qual è il problema. Perché se è un problema, se il turnover è diventato un problema, significa che c'è un sistema. Poi si ripete. Esistono settori del mercato in cui il turnover è normale, ok? Tipo da McDonald's è normale il turnover, capisci? Quindi non voglio darti una risposta troppo specifica, perché ci sono settori in cui lo studi e capisci che il turnover è normale, e quindi non è che posso dire, al massimo posso dire lo possiamo allungare, stando da te 6 mesi, 9 mesi, 18 mesi, facciamo 2 anni, 3 anni, 4 anni, poi se ne vanno, così cala anche la perdita economica e aumenta quello che è il tuo utile. Ma in definitiva c'è un qualche motivo che tu non puoi capire, perché sei l'imprenditore, magari l'hai fondata o ci sei nato o l'hai comprata, non lo so, ed è impossibile che tu possa vedere il problema, perché tu hai un assetto mentale, come io ho un assetto mentale, che non posso avvicinare ai miei dipendenti, li ammazzo, poveretti. E quindi vuol dire che devi affidarti a qualcuno di esterno che ti dia un punto di vista esterno, appunto, e devi affidarti a questo punto esterno, perché la tua percezione non può aiutarti a comprendere qual è il problema. Tutto questo per dire che potremmo darti 500.000 consigli, ma non sapendo qual è la situazione. Vai su saltidelweb.it/tutor, che forse riusciamo ad aiutarti meglio avendo un po' di tempo per ascoltare e farti qualche domanda. Prossima domanda. Ciao Sarto, ho già sentito parlare dei benefits. Mi hanno consigliato di premiare i collaboratori più bravi con delle piccole quote della società ogni anno, ma mi sembra un'esagerazione. Cosa ne pensi? Questo ha compilato il form anonimo. Ok, perfetto. Grazie per la domanda. Effettivamente ho visto anche delle sponsorizzate in giro, ci sarà qualche consulente che dice cazzate a tutta randa, purtroppo. Allora, dare le quote societarie ai dipendenti è una cavolata immensa.
ok? È proprio una, nel senso, fa finta che hai fai finta che hai 5 dipendenti che si comportano bene, gli dai un 1%, dopo 3 anni hai perso il 15% dell'azienda. No. Capisci proprio, no? Ecco perché, cioè, hai appena distrutto il mio sogno di avere il 49% dei sarti, vero? Cioè, come pensavi di farlo con la tua età? Allora, se proprio devi fare qualcosa, gli puoi dare le phantom shares. Ok, di nuovo un termine in inglese, ti chiedo scusa. Cosa sono le phantom shares? Non sono le stock option. Le stock option sono la possibilità di comprare azioni dell'azienda, ma tu non penso che tu non abbia un SPA, comprare azioni di un'azienda a prezzi calmierati. No, le phantom shares significa fondamentalmente che hanno una percentuale sull'utile, è come se avessero una percentuale sull'azienda, ma non hanno una percentuale sull'azienda, ma comunque hanno una percentuale sull'utile, quindi un benefit, un ottimo benefit. Se tu dici, guarda, tu avrai il 2% su quanto utile farà l'azienda, cazzo, lavoriamo. Beh, ti racconto questa cosa, Enrico. Come sai, quando stavo facendo l'università lavoravo a Cesenatico come commesso, no? Ed era uno dei motivi per cui ero il commesso più pagato della Riviera. Facevo incazzare tutti. Era perché a un certo punto dissi io alla titolare del negozio: ma perché non mi dai una percentuale sulle vendite? E le chiesi l'1%. L'1% sembra poco, no? Io avevo il mio stipendio, però l'1% di un negozio che faceva 50.000 euro al mese di incassi, per me che facevo l'università, erano 500 euro in più al mese. A me, da universitario, ha cambiato la vita 500 euro in più al mese, no? Cioè, per l'azienda è all'1% dell'incasso. Se facciamo una proporzione tra quanto ha speso l'azienda per darmi e quanto la mia vita è migliorata, quindi quanto io ho lavorato meglio, e quindi quanto, per esempio, nel 2008 e 2009, quell'azienda, 2008, quando c'era la crisi, quell'azienda ha continuato a lavorare benissimo, perché io c'ero dentro che era una macchina da vendita, ragazzi, avevo l'1% sull'incasso mensile del negozio. Ovviamente ero motivato, attenzione, giusto, lo dico fra parentesi, il mio rapporto con la titolare di quel negozio era tipo meraviglioso, mi trattava benissimo, stavo bene, ascoltava le mie esigenze, quindi non c'era solo la retribuzione, no? Però guarda, era l'1%. Sono contento che sia interessante. Dicono molto interessante la serata. Grazie a te. Riccardo, grazie. Quindi, anonimo, mi raccomando, non dare via quote societarie a meno di almeno un valore monetario indietro. Capisci? Cioè, sono soldi. La società vale soldi. Se non vale soldi, vuol dire che non sta performando la società. Quindi vai sui siti di Tutor, te la rendiamo performante. Andiamo avanti. Buonasera e grazie per il webinar. Mi chiamo Giancarlo e vi seguo da qualche mese. Stasera mi avete colpito. Sono ormai 4 mesi che cerco un tecnico informatico e mi si presentano solo persone che non sono accettabili. Sapessi. Sembra che nessuno abbia voglia di lavorare, ma capisco che posso fare di più. Ho messo già l'annuncio su Instagram tante volte, ma stasera ho capito che non basta. Cosa mi consigli? Faccio una sponsorizzata? Giancarlo. Cosa gli rispondiamo, a Giancarlo, modellista? A parte... Sì, cioè, nel senso, che cosa hai fatto a fare l'annuncio su Instagram se non l'hai sponsorizzato? Questo è molto semplice, ma c'è un passo indietro, non conta semplicemente l'annuncio su Instagram, ci sono due altre cose che devi tenere in considerazione nel momento in cui ti rendi conto che i social sono uno strumento perfetto per acquisire dipendenti migliori. La prima è come scrivi l'annuncio, cosa scrivi nell'annuncio, cioè cosa e come. Esempio velocissimo. Un nostro cliente cercava dei dipendenti che fossero giovani, perché nel suo caso attirava giovani, e però che abitassero vicino all'azienda, no? Solo che cosa fa l'annuncio in cui dice preferibilmente che abiti entro 10 km, e la gente lo vede, non gliene frega niente, invece per lui è una cosa importante. E allora cosa abbiamo fatto? Siccome era una figura, poi ci colleveremo per il secondo punto, una figura molto paterna il nostro cliente nei confronti dei dipendenti giovani, nell'annuncio abbiamo scritto: preferirei che tu abitassi vicino, perché delle volte qui si finisce tardi e mi preoccuperei a saperti la sera tardi da solo in strada. Potrebbe far ridere, no? Ha funzionato da Dio, perché
perché è riuscito a passare un concetto di protezione e sicurezza, quello che dicevamo prima, di punto fermo. Quindi l'annuncio su Instagram sì, mettilo anche su Facebook, Facebook è ancora più performante di Instagram, sponsorizzalo sì, ma siamo ancora al primo punto. Il secondo punto è: non basta l'annuncio, cioè se il tuo potenziale dipendente vede l'annuncio su Instagram, si interessa, va a vedere la tua pagina e la tua pagina fa schifo, non viene a lavorare lì, se vuoi quello bravo. Se la tua pagina parla solo di clienti e mai di quello che fai per i dipendenti, non viene a lavorare da te. Se non percepisce che tu sei fiero di quello che fai e fiero delle persone che lavorano con te, non viene a lavorare da te. Quindi ti do due consigli. Uno, se non l'hai ancora fatto, prendi il mio libro, trasforma le tue parole in soldi, così impari a scrivere l'annuncio bene. Sponsorizzalo, certo. Il secondo consiglio è: cura i tuoi social non solo pensando ad attirare i clienti, ma anche pensando ad attirare i dipendenti. E qui ti do la grande notizia del giorno. Se tu metti insieme, se nelle tue pagine social si vede che tu hai una grande attenzione ai clienti e una grande attenzione ai dipendenti, questo migliora la percezione della tua azienda anche per i clienti. Cioè, il fatto che tu abbia dipendenti felici fa felice il tuo cliente. Il tuo cliente viene più volentieri da te se vede che i ragazzi, le persone che lavorano con te sono felici di farlo. Punto. Non si scappa. Abbiamo un sacco di dati, ma non possiamo dirveli tutti perché non abbiamo il tempo, dovrebbero 10 ore, ma abbiamo dei dati raccolti per noi e noi lo sappiamo perfettamente con i numeri. Far vedere che i dipendenti lavorano bene attira clienti migliori. Io aggiungerei che non so se i tecnici informatici sono solo, magari anche altre piattaforme potrebbero attirarli. Dovrei fare una ricerca in merito. Anche altre piattaforme, oltre a Facebook e Instagram, per attirare un tecnico informatico. Cioè, non è che ti puoi limitare solo a alle due piattaforme più utilizzate, magari in quel momento sono su altre. Approfondiamo troppo il discorso, andiamo avanti. Prossima domanda. Questa rispondo io, facciamo una testa. Ciao Sarti, vai. Come avete detto voi, sto tirando la corda perché l'azienda cresce, i miei 4 dipendenti non bastano più per fare tutto, ma non sto assumendo. Quindi l'elastico che si tira. Il commercialista mi ha messo in guardia dall'assumere troppe persone, perché poi ho un problema a mandarle via se si comportano male o si rivelano degli incapaci, sempre per usare termini vostri, giustamente. Incapaci diventerà d'ora in poi in termine importanti. Come fanno ad assumere le grandi aziende? Hanno dei contratti di tipo particolare? Grazie di tutto, Isabella. Allora, Isabella, c'è una grandissima ignoranza in merito all'assumere, perché è più che altro una superstizione. Non assumere che poi ti crei dei problemi. Allora, io ti posso assicurare che, ad esempio, sotto i 16 dipendenti, ok, è abbastanza facile mandare via qualcuno. Nel senso, la legge prevede che i lavoratori possano costituire l'RSA da 15 dipendenti in su, ok? E neanche 15 dipendenti in generale. Se hai diversi punti di lavoro, devono essere 15 in quella regione. Cioè, cos'è l'RSA? Ti chiedo scusa. È la rappresentanza di sindacato aziendale, ok? Quindi i sindacati vengono fatti quando sono da più di 15 dipendenti. Ma poi non è che vengono fatti automaticamente. Hanno il diritto di farlo, ma possono anche non farlo. Se si trovano bene, perché poi per me sinceramente il sindacato è una bestemmia, ok? Enrico, una volta ho chiesto una mano al sindacato per un datore di lavoro, il sindacato mi ha detto vai da un avvocato, gli ho detto scusate, non ce l'avete voi l'avvocato del sindacato? La risposta è stata sì, ma l'avvocato del sindacato non è sto granché. Fanculo, non mi pagare lo stipendio di capo, no? Cioè, però la realtà è quella. Cioè, io posso dire per esempio che il sindacato è una caccata perché fa contratti collettivi, contratto collettivo. Ma io non voglio essere pagato quanto quell'altro imbecille incapace. Io voglio essere pagato per il mio valore. Io voglio che le mie competenze vengano valorizzate. Io voglio che l'azienda voglia me, non che mi paghi perché in 15 siamo messi a dire devi pagarci questa cifra. Non sei, cosa vuol dire? Ma è veramente ammazzare l'individualità, Cristo. Però qua sono curioso anch'io, come fanno ad assumere le grandi aziende? Hanno dei contratti di tipo particolare? No, fondamentalmente in realtà ragazzi, mandare via un dipendente si può fare, se ti fa un malestro gli fai guerra, lo brasi,
E se un commercialista ti dice non assumere perché è un problema, significa che quel commercialista, adesso io non volevo arrivare fino a questo punto, Isabella, perché poi è una responsabilità dirtelo, però mando a fanculo sto commercialista perché è una zecca garbugli, ok? Non sa fare il suo lavoro. I dipendenti si possono mandare via. Ok, spesso il dipendente per primo non vuole crearsi un problema perché poi deve dare delle referenze e tu puoi dire no, quel dipendente ti crea problemi al lavoro dopo, quindi col cazzo che poi lo assumono, ok, puoi fargli terra bruciata attorno al dipendente. Cioè non è questa cazzata che il dipendente si può mandare via, è una puttanata. No, se ti fa un malestare un dipendente lo brasi, e se fai le cose bene non fai nero. C'è sempre il contorno, se non hai niente da nascondere ti puoi esporre. Esatto, cioè fondamentalmente devi fare le cose bene. Se non fai le cose bene, ovvio che è un problema dipendente che dà problemi, perché ha lui le cose in mano per ricattarti, come quel locale che ho conosciuto una volta, avevano una ghiacciaia in un posto che doveva essere un ufficio. E i dipendenti devono andare su e giù con le casse per le scale. C'è roba che se ti scoprono ti fanno chiudere il locale. Ovvio che ogni volta che un dipendente dava problemi lo mandavano via con la buona uscita. Perché se no questo ci voleva poco, no? Però è anche vero che effettivamente ci sono agenzie del lavoro che hanno creato dei sistemi per far percepire alle grandi aziende che passando tramite loro hanno meno problematiche nella gestione del personale. Qual è l'illusione di questa cosa? C'è un'azienda esterna, un'agenzia interinale che mi gestisce il personale e non lo devo fare io. E la realtà no, lo devi fare tu. L'agenzia ti può aiutare a trovare il personale, c'è un'agenzia che ti aiuta ad assumere il personale, ma poi la gestione interna. E qui, Isabella, ti voglio dire una cosa. Allora, intanto se il discorso commercialista, assunzione, qui rimando a quello che ha detto Enrico, sono assolutamente d'accordo con lui, ma... I tuoi dipendenti non stanno andando via, no? E se tu fai una buona comunicazione e attiri buoni dipendenti, arrivano in un ambiente in cui le persone tendenzialmente non vanno via, beh, è più difficile che vadano via. È proprio perché le... Qui è più facile che facciano di tutto per rimanere con te. Eh sì, prendo anche in prestito delle cose del mio percorso di studi, però quando una persona entra in un gruppo nuovo e quel gruppo è solido, tende ad adeguarsi alle regole del gruppo. Se il gruppo non è solido è un'altra cosa. In realtà tende ad adeguarsi alle regole del gruppo anche quando non è solido, però si allinea a regole malsane, tossiche. Se in questo momento i tuoi quattro dipendenti sono lì, stanno da tempo e stanno bene, ti posso dire, puoi avere meno paura sul discorso di doverle mandare via se si rivelano degli incapaci, perché più facilmente saranno interessati a rimanere. Poi vai sui saltidelweb.it/tutor e ne parliamo vis-à-vis, così, perché adesso sono curioso di questa storia del commercialista. Molto bene, ultima domanda, ci scrive Elena che dice: ciao Sarti, sono una parrucchiera, ho due saloni in Veneto ed è veramente un disastro. Perfetto, come piace a me. Ho notato però che un salone riesce a reggere mentre l'altro mi dà un sacco di problemi, le dipendenti stanno da me il tempo di imparare il mestiere. Faccio la stessa cosa in entrambi i saloni, eppure da un paio di anni è così. Quale può essere il problema secondo voi? Sembra un indovinello della settimana enigmistica, no? Ti do pochi elementi, deduci la situazione. È un indovinello qua. Però ci sono dei dettagli, tipo da un paio d'anni guarda caso. Cioè, da un paio d'anni anche le statistiche che abbiamo visto gli ultimi 2 anni sono esplose, quindi diciamo c'è una spiegazione, chiamiamola così, esterna. Però c'è... Ah, giusto, scusa, stanno da me il tempo di imparare il mestiere, questo è proprio un classico del tuo settore, Elena, cioè nel tuo settore moltissimo funziona così, moltissimo. Abbiamo anche un cliente che sta lavorando a livello nazionale sul tuo settore, vediamo proprio questo tipo di discorsi, infatti lui ha messo delle clausole importanti nei contratti proprio perché deve risolverlo questo problema. Quindi, cioè diciamo, un paio d'anni, il tempo di imparare, vanno via, siamo nella normalità. Se vogliamo dire la cosa eccezionale di quello che ci scrivi è che uno dei due saloni va bene e l'altro no. Cioè la parte strana è che uno va bene. Rido un po', però per capirci, i tuoi colleghi in tutta Italia stanno vivendo il tuo stesso problema, il problema di quello che non sta funzionando bene.
Allora, posso dirti così, per quelle poche informazioni che ho, che tu hai la percezione di fare la stessa cosa in entrambi i saloni, faccio la stessa cosa in entrambi i saloni, ma probabilmente, cioè magari sì, fai la stessa cosa in entrambi i saloni, probabilmente devi fare due cose diverse. Cioè il gruppo di lavoro di uno dei saloni funziona bene col tuo modo di fare, l'altro gruppo funziona male col tuo modo di fare. Arrivano le persone nuove, si trovano un gruppo che funziona bene, si allineano al gruppo che funziona bene. Si trovano un gruppo che funziona male, funzionano male anche loro, allineandosi, quello che dicevo prima. Quindi molto probabilmente, se ti devo dire dove vedo un errore, no, tu dici il problema, io preferisco dirti un errore tuo, Elena, in questo caso, è non differenziare il modo di fare, il modo di gestire i due saloni. Fotocopiare una cosa non è mai una buona idea. Non è una buona idea. Ti racconto questa cosa, Elena. Io in azienda da noi funziona che quando io ho delle comunicazioni da fare allo staff, ho i responsabili che me le gestiscono, no? E gestiscono la distribuzione dei compiti. Beh, noi lavoriamo con continuità, cioè facciamo una riunione settimanale su questo, e siamo andati a creare un sistema per cui in base al gruppo di lavoro o addirittura a volte al dipendente il compito viene comunicato in modalità diversa. Lo so che può sembrare un'assurdità, ma è questa la cosa che funziona bene. Se io ho il dipendente più ansioso, per esempio, devo stare attento a come gli comunico le cose, perché se no mi va in ansia, è mica un problema. Non puoi farlo su grandi numeri, in realtà sì, ingegnerizzandolo un po', ma sui piccoli numeri, cazzo, lo puoi fare come? No. Quindi il modo in cui tu comunichi con i tuoi dipendenti, come dicevamo prima, deve tenere in grande considerazione il pensiero dei tuoi dipendenti, non il tuo, e basta. Quindi molto probabilmente qui tu stai facendo la stessa cosa in due posti che però necessitano di due cose magari lievemente diverse. E poi ultimo dato, una cosa che ho riscontrato in diverse aziende, gruppi di lavoro dove tanta gente va via, non vanno via tutti, c'è sempre qualcuno che rimane e spesso quello che rimane è il fomentatore, è quello che fa andare via gli altri. Cavoli, mi hai tolto quello che volevo dire io. L'ho fregato questa volta. Elena, che secondo me un elemento, maschio o femmina che sia, è marcito e sta rovinando il cesto. E quindi si diverte a far esplodere il gruppo. Magari ha una certa importanza, quindi sa che non lo manderai via, e quindi ha più valore, si riconosce di avere più valore e può fare più danni. È una delle possibilità, sì. E quindi, dimmi che se c'è un'altra domanda è facile. Come? Se c'è un'altra domanda che sia facile. Ah no, sono finite. qualcosa può scrivere. E io direi che siamo a 2 ore e 2 minuti, quindi direi che possiamo chiudere tranquillamente la diretta. Anche stasera ci siamo fatti 2 ore, dai. Grazie per averci seguito sin qui. Grazie a chi guarderà la registrazione. Per chi va sui saltidelweb.it/tutor, richiede la consulenza e specifica a Nico che l'ha fatta, che l'ha richiesta dopo aver visto questo webinar, poi ti do questa autorizzazione, di a Nico voglio fare la consulenza con Umberto, perché se vogliamo parlare di questo sono molto curioso di capire qual è la difficoltà che stai notando e come la stai affrontando. Sono proprio curioso, è una cosa che questa parte del nostro lavoro mi attira molto, perché sento la questione gestendo del personale, ma perché poi non c'è cazzi, ragazzi, da qui in avanti andrà sempre peggio, e se non ti attrezzi oggi, tra 6 mesi o tra un anno il problema sarà veramente molto grave. Ancora lo possiamo risolvere, corri sui saltidelweb.it/tutor e basta, non lo dico più. Grazie per essere qui, buona serata, giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. A presto, ciao.